È stato fortemente e intensamente voluto questo incontro. Io giro l'Italia da tanti anni, cambiano i dialetti, cambiano i menù, ma c'è sempre un denominatore comune dappertutto, qual è? Prevale sempre il genere femminile. Per me questa è una garanzia di autenticità di ricerca. Noi uomini siamo pochi, ma siamo buoni, siamo pochi. Buonasera a tutti, stasera staremo insieme circa 2 ore, 2 ore e mezza. Io non amo parlare, fare i monologhi, per cui parlerò per circa solo un'oretta. Vi darò solo le basi di quello che sono le scoperte che a mio avviso cambieranno il modo di intendere l'uomo, la medicina e soprattutto la malattia. Poi, siccome amo confrontarmi, sarà come sempre un piacere condividere quella che io chiamo la prima verifica, perché quello che io vi devo passare, non ho in mano, in tasca, nessun brevetto di un farmaco nuovo, non ho una terapia nuova, non vi devo dire che ho il salvavita, ho semplicemente da 15 anni che porto avanti lo studio, la verifica insieme a molti medici, di quelle che sono delle leggi biologiche. Leggi biologiche vuol dire qualcosa che c'è sempre stato, e diciamo che Hammer ha fatto semplicemente lo stesso lavoro di Newton quando ha visto cadere la mela, non ha inventato la legge di gravità, l'ha semplicemente scoperta. Quindi siamo di fronte alle scoperte di un uomo che da solo, nonostante tutto, e questo nonostante tutto c'è proprio una lunga storia dietro questo uomo, che ha pagato di persona, non solo a seguito dell'incidente occorso a suo figlio, ma ha pagato di persona uno stilicidio e un accanimento contro di lui che ancora adesso purtroppo sta andando avanti. Chi di voi non l'avesse ancora fatto lo farà nei prossimi giorni, va su internet, c'è di tutto e di più nel bene e nel male di quest'uomo, e basterebbe leggere quello che c'è a livello di messaggio mediatico per chiudere qua la serata e andarcene tutti a casa, perché stiamo parlando di un medico radiato dall'ordine, un medico che è stato ben 2 volte in carcere per le sue scoperte, e in attesa che il tempo, come sempre nella storia, sia l'unico giudice di questo suo operato, noi stiamo portando avanti quella che è una verifica a livello proprio sul campo, su quello che è il riscontro medico e clinico di queste sue scoperte che sono veramente rivoluzionarie. Faccio una premessa che per me è importante. Non siamo di fronte a una terapia alternativa, complementare, non siamo di fronte a qualcosa che va contro la medicina, anzi, siamo qui, la prima premessa fondamentale è che la medicina ufficiale, la classica, è imprescindibile, nessuno può contestare il valore di progresso scientifico-medico, nessuno contesta il valore di molti medici e di molte persone che fanno veramente il medico col cuore in mano. Siamo qui a portare le scoperte di un uomo che ha semplicemente individuato due grosse rivoluzioni nel mondo della medicina. La prima è la risposta alla domanda alla quale purtroppo la medicina non dà molto seguito, non si occupa molto, ed è il perché ci ammaliamo. Avete mai chiesto al vostro medico? Se uno per esempio ha il diabete, credo che ormai si sappia tutto del diabete, non c'è più nulla da scoprire, credo, a livello fisiologico, ma chi di voi ha chiesto al vostro medico, ma scusi, perché è venuto a me il diabete e non al mio vicino di casa? Perché un giorno una mia cellula, a seguito di un presunto errore, decide di moltiplicarsi e di fare quello che si chiama il tumore? Perché una malattia, per esempio, non so se qualcuno di voi ha mai provato a chiedere al suo medico perché una malattia viene a destra o a sinistra del corpo? Non lo siete mai chiesto? Qui dentro, io ho già visto, ci sono diverse persone che sono mancine, non sanno ancora di esserlo, perché tanti sono entrati qui dentro ad estrema e ne usciranno mancini, poi faremo una prova, perché Hammer ha scoperto che essere mancini ed estrema non è una bizzarria della natura, c'è proprio un senso biologico e c'è proprio una verifica che noi possiamo fare, perché
Il mancino è un animale biologico completamente diverso da te strima. Se tu non capisci chi hai davanti, non puoi approcciarti ad un intento terapeutico se non sai che hai proprio una persona completamente diversa. Se voi chiedete al medico qual è la causa della malattia, quello che vi sentite rispondere sono per lo più delle ipotesi. Questo perché? Perché in fondo la medicina ufficiale, pur col suo progresso scientifico medico indiscutibile, usa la metodologia dell'allopatico. Io devo andare contro il sintomo, devo togliere, io ho un dolore e il medico al quale io pago deve togliermi il dolore. Se io ho una forma di disagio fisica, io devo cercare di togliermelo il più presto possibile, senza chiedersi perché. E questo va avanti da secoli, non da poco. Il concetto di malattia, che cos'è? La radice del termine male. La malattia è un qualcosa, è un errore del corpo, è un errore della natura, e io, uomo medico, devo porre rimedio all'errore della natura. Questo è il concetto di base della medicina allopatica. Invece, grazie alle scoperte di questo uomo, ora finalmente abbiamo la risposta alla domanda non solo del perché, perché Andrea sta facendo una sua battaglia personale per il discorso dei tumori, ma io personalmente cerco di divulgare le sue scoperte dimostrando le cose più semplici, dimostrando perché viene un brufolo, perché viene un banale eritema, perché mi viene una cosiddetta epicondilite piuttosto che non una semplice infiammazione, perché non c'è nulla senza nulla. E grazie all'impostazione che Anna ha dato all'anamnesi del corpo, ora finalmente noi siamo in grado di capire perché avviene qualcosa. Questa è la prima grande scoperta sulla quale peraltro molte persone si battono in prima battuta e rimangono folgorate dalla verifica, perché la verifica che noi stiamo portando avanti, essendo basata su delle leggi biologiche, non può più includere le percentuali. Voi leggete tutte le riviste scientifiche mediche, è tutto un proliferare di percentuali, 33%, 40%, addirittura di percentuali addirittura molto più basse che giustificano più o meno un intervento. Quando il medico mi voleva convincere a vaccinare mia figlia per il papillomavirus, gli ho chiesto: ma allora tu mi dai la garanzia che lei non avrà il carcinoma al collo dell'utero? Lui mi ha detto: no, come no? E io te la vaccino, ma te lo garantisco al 70%. Cosa vuol dire 70%? Perché se gli viene fa parte del 30%. E perché? Questo non te lo so rispondere. E la medicina va avanti su queste mille ipotesi e quando cerca di dare una risposta alla domanda vengono fuori delle definizioni molto vaghe. Io ve ne faccio vedere, ne ho raccolto una dal testo dove studiano i nostri medici. Questa è la causa della sarcoidosi. Tutto bloccato. Che è successo? Siamo bloccati. Che è successo? No, adesso va lo schermo. Adesso l'ho spento, vabbè, adesso lo recendo, nulla di male. Allora, intanto continuo sul discorso prima di farvi vedere lo slide. La prima grande scoperta di Hammer è finalmente la risposta alla domanda perché avviene un certo processo nel mio corpo. Ma una volta che io vi ho anche spiegato la causa, che ripeto, la verifica noi ormai la stiamo facendo da oltre 15 anni, è sempre verificabile al 100%, perché siamo di fronte a delle leggi biologiche. È un po' come dire: non c'è una donna incinta al 33%, o se è incinta o non sei incinta, questa è una legge biologica. Non puoi dire a una persona che è ipotizzabile che tu abbia avuto questo per una serie di eventi che fanno parte di un errore di base che la medicina ufficiale purtroppo porta avanti da tempo, che è quello che io chiamo
l'effetto cicogna. Sapete cos'è l'effetto cicogna? In Italia sono calate le migrazioni delle cicogne, ce n'è meno, non so se lo sapete. Però sapete che ci sono meno nascite di bambini? Perché? Perché ci sono meno cicogne. Cioè, mettere insieme due fatti che esistono ma non hanno un connesso causale tra di loro porta spesso a dare delle ipotesi. Io ne vedo ormai tantissime di queste ipotesi dove spesso si cerca di dare una spiegazione ad un evento sulla base di nessi causali che non hanno alcun, di fatto, nessun nesso veritiero tra di loro. L'altro errore che fa la medicina è quello che io chiamo l'effetto, la famosa storia dei pompieri. Alcuni l'hanno già letta, alcuni l'ha sentita ripetere, però per me è straordinario vedere come ci sono quasi, eh? Eccoci qua, ci siamo. Eccolo. E dicevo, questo è l'addizione di quello che la medicina, quando tenta di spiegare la causa delle malattie. Queste sono le cause della sarcoidosi. Prima causa, sebbene la causa sia sconosciuta, questa è la parola più ricorrente dei libri di patologia medica, molti indizi suggeriscono che la malattia sia dovuta a un disturbo del sistema immunitario in individui geneticamente predisposti esposti a certi agenti ambientali. Non so chi di voi ha compreso la causa della sarcoidosi, ci manca il fumo delle sigarette. Poi questa, ho preso questa come criterio per sono le mille ipotesi con le quali ci viene detto che forse la malattia è dovuta a uno di questi eventi. Primo, spesso la parola sconosciuta è quella, la parola più ricorrente. Quando ti dicono che il disturbo è dovuto al sistema immunitario, allora lì ti dicono che tu puoi aiutare il sistema immunitario. Come? Come si fa a alzare il sistema immunitario? Buttando giù qualcosa, no? Non so se sapete che Lacte e la Danone ha fatto miliardi con Lacte e Danone, perché se tu prendi due o tre Lacte e Danone al mattino, tu alzi il sistema immunitario. Poi però c'è il problema che se voi leggete i libri di patologia medica, quando arrivi in fondo, peraltro il sistema immunitario è una cosa straordinaria, però alla fine ti imbatti in quelle cosiddette malattie autoimmuni. Cos'è la malattia autoimmune? È il sistema immunitario che impazzisce e si rivolta contro. Perché? Perché così, punto, non si sa perché il sistema immunitario impazzisce. Se è genetico non hai più risposte, perché tuo nonno l'ha avuta e te la passa. Perché è saltato, mia madre è venuta a me, ha fatto il salto, non si capisce perché, o comunque è genetico. Gli agenti ambientali te li tieni. Io alla fine ho dovuto coniare il termine che noi ci ammaliamo perché siamo delle persone SS, sono le persone scientificamente sfigate, perché non ho altro modo di interpretare. Però a parte queste battute, ripeto, la medicina ufficiale fa fatica perché? Perché continuano a esaminare il corpo da un punto di vista facendo un'indagine cosiddetta riduzionistica, cioè voi sapete che fino al Medioevo, sapete quando perché si pensava che le persone si ammalassero, c'era una visione teurgica della malattia. Io ero stato cattivo e il buon Dio mi castiga. Più sono stato cattivo, più la malattia è grave. Quando l'uomo scientifico ha preso mano all'esame del corpo, ha cominciato a indagare. E questo tipo di indagine è andata avanti in un percorso straordinario. Siamo arrivati a leggere oltre il DNA di quello che è i costituenti fisiologici del nostro corpo. Però questa modalità di indagine diventa veramente a un suo limite. Qual è? Che alla fine sono portato a credere solo in quello che vedo. È il famoso esempio che vi stavo anticipando dei pompieri. È un po' come se un extraterrestre che viene sulla Terra vuole capire la causa degli incendi, cosa fa? Va a vedere una casa che brucia. Chi vede sotto la casa che brucia? Vedrà probabilmente i pompieri, dei proprietari, dei curiosi. Però per fare un'indagine scientifica va a vedere 100 case che bruciano. E vede che cambiano sempre i proprietari curiosi, ma ci sono sempre i pompieri. Chi ha causato l'incendio? I pompieri. Come si fa a spegnere l'incendio? Bisogna uccidere i pompieri. Esattamente la modalità con la quale questa indagine riduzionistica ti porta a considerare
Che cosa? Che la causa del raffreddore lo sapete, no? Qual è la causa del raffreddore? Lì? Ho sentito, no? Cos'è che fa il freddo? Il freddo, no? Ci sono le mamme qua dentro che i loro figli dicono mettiti la maglietta di lana, guarda il prendere correnti d'aria, non sudare, mi raccomando. E qui c'è il primo scoglio da superare. Questa frase, scritta da Aristotele 2500 anni fa, ripresa poi da Giordano Bruno, dove io la prima volta che lo lessi dico, ma figurati se è vera. L'abitudine a credere è la causa principale per cui la ragione umana è distolta dal percepire ciò che di per sé è evidente. Io dico, ma se è una cosa evidente, perché io devo essere portato a credere in qualcosa di diverso? Eppure io mi sono reso conto che in effetti è tragicamente vera, è ancora da essere vera, così come questa frase è di fatto l'assunto detto da quel bambino, dalla favola di Andersen, quando ci disse il re è nudo, svegliamoci, signori. Signori, il freddo fa venire il raffreddore. Coprite, no, i vostri bambini piccoli, guardate, io i bambini nati a novembre e dicembre, quando li incontrano nelle case, che bello, non lo vedo, dov'è il bambino? Non si vede. Tu vedi due fessure, i guanti da pugile e tutti sono coperti fino alla... Siete d'accordo che il freddo fa venire il raffreddore, giusto? Ci scopriamo. Ora c'è un po' di luce, però signori, questi bambini da dove arrivano? Non sono marziani, qui siamo purtroppo quel paese oggetto di qualcosa di tragico in questi giorni, siamo in Ucraina, dove i bambini fanno ricreazione in questo modo. Dura, eh? Ora, prima che voi chiamate il telefono azzurro, signori, non c'entra il freddo. Anche la medicina ufficiale ha riconosciuto che il freddo non c'entra nulla con il raffreddore. Però adesso hanno ammesso che il raffreddore è causato da chi? Dai? Virus. Sei d'accordo? Quindi quando uno ti spara uno starnuto davanti, noi ci difendiamo dall'attacco del virus. Ora, signori, è la storia dei pompieri. Il virus c'è nel raffreddore, se volete, come tanti microrganismi ci sono in tante patologie, ma adesso dobbiamo provare a spostarci da un modo di lettura del corpo che, grazie al dottor Hammer, ora abbiamo una visione diversa e possiamo cominciare a fare delle altre verifiche. Perché finché parliamo di un raffreddore, viva Dio, dopo 3-4 giorni la cosa passa, ma quando mi dicono appunto che io dovrei vaccinare mia figlia per il papillomavirus, facciamo di nuovo lo stesso errore. Il papillomavirus c'è nella cervice, nel collo dell'utero di una donna, in presenza anche di un carcinoma al collo dell'utero, ma è il pompiere che sta facendo un certo lavoro in una certa fase, che stasera proverò a spiegare. Ma io so che una donna non prende il carcinoma al collo dell'utero a seguito del virus, lo prende solo quella donna che ha risolto un conflitto di frustrazione sessuale. E questa verifica noi ormai l'abbiamo sempre fatta al 100% per ogni donna che ha quel tipo di sintomatologia. E qui poi il discorso si amplia, ovviamente stasera farò solo una conferenza, vi darò i cenni di base, poi chi di voi vorrà venire alla fine del mese, tornerò qua 3 giorni, allora ci divertiremo ad affrontare tutta la materia dalla A alla Z. Però intanto cominciamo a spiegare di che cosa stiamo parlando. La storia di Hammer la sapete più o meno tutti, no? Brevemente, il dottor Hammer è un personaggio attualmente vivente, lui è relegato in una sorta di esilio coatto in Norvegia a 78 anni. Lui, la storia nasce nel 78 quando Vittorio Emanuele quella notte del 18 di agosto litiga con un signore di fronte alla sua villa, di fronte all'isola di Cavallo. Lui spara, non prende questo signore, ma il proiettile attraversa la paratia di una barca dove stava dormendo il figlio del dottor Hammer, Dirk Hammer.
la storia della cronaca giudiziaria più o meno tutti l'hanno letta sui giornali, pochi sanno che 2 mesi dopo la morte del figlio, al dottor Hammer viene diagnosticato un teratoma, un tumore al testicolo. È al testicolo destro, non sinistro. Ovviamente nessuno si preoccupa di chiedersi perché a destra o a sinistra. Eppure c'è una ragione biologica ben precisa. Dottor Hammer si pone la domanda: possibile che non ci sia un nesso causale tra la morte di mio figlio e questo tumore al testicolo? Lui, in quanto oncologo, ginecologo e teologo, si era posto la domanda alla quale tuttora viene data la risposta che venne data allora, dicendogli: caro Hammer, se fosse vero che la morte di tuo figlio ti ha causato il tumore al testicolo, sei d'accordo che tutti i padri quando ti muore un figlio dovrebbero avere un tumore al testicolo? E questo non è vero. E Hammer dice: sì, in effetti questo non è vero. Al limite, cos'è che la medicina ufficiale riconosce come ipotetica più che causa, come concausa dei processi patologici? È una parola legata a una generica psicosomatica, la parola stress. Qualcuno mi sa spiegare cosa vuol dire stress? Io tutte le volte che vado a fare un corso a Milano dovrei uscire con 7 tumori dallo stress, entrare e uscire da quelle città. Lo stress, signore, è un affaticamento psicofisico che c'è probabilmente e mi rende a un certo punto, oltre un certo limite, mi obbliga a fermarmi, ma lo stress non mi giustifica il raffreddore, come non mi giustifica la cosiddetta malattia autoimmune, non mi giustifica le malattie più pesanti. E dirò di più, la psicosomatica, che è stata per anni un percorso, un tentativo di dimostrare la connessione tra le emozioni e il corpo, di fatto con le scoperte di Hammer viene messa da parte perché viene sostituita da una visione biologica del corpo. Il corpo fa determinati processi a fronte di un determinato evento che adesso provo a illustrarvi. Perché a me non gli è bastata questa risposta di allora, perché alla stessa stregua gli è stato contestato, come tuttora viene contestato da me. Mi dici come fai a spiegare con la psicosomatica o con i tuoi nessi biologici le malattie di un bambino che viene al mondo? Ci sono bambini che vengono con delle malattie, cosa c'entra la psiche? Come fai a dimostrare che tante persone passano una vita a fare un lavoro stressantissimo e quando è che gli viene il tumore? Quando vanno in pensione. Come fai a dimostrare quello che spesso noi viviamo? Passiamo una settimana molto pesante magari sul lavoro e quando è che stiamo male? Al sabato e domenica. Per non parlare della prima settimana di vacanza che ci vede spesso a letto. E tutti questi nessi causali non trovavano risposte, così come non trovano risposte alle malattie degli animali. Come fai a giustificare con la psiche le malattie che anche gli animali hanno? Perché vedete, Hammer ha dimostrato anche il perché e quando vengono le malattie degli animali. E noi in un'associazione abbiamo diversi veterinari che stanno facendo delle verifiche straordinarie, dimostrando perfettamente la verifica, sempre al 100%, di un nesso causale, dove ovviamente il percepito biologico è diverso dall'animale e dall'essere umano, ma è sempre lo stesso. E quindi Hammer ha iniziato a studiare i suoi casi, i suoi pazienti, e dopo pochi anni di studio, finalmente è arrivato a scoprire che cos'è che scatena il cosiddetto processo patologico. Ora io vi faccio vedere subito, questa è la curva di tutte le patologie. Questo è l'andamento che del raffreddore, così come del tumore il più grosso che ci sia. Vi dico subito che la medicina di questa curva conosce solo questa fase qui. Non conosce questo, non considera questo, non considera questo, non considera questo. Siamo in una visione più articolata del processo fisiologico di qualsiasi tessuto del corpo, dove finalmente capiamo che tutto il processo parte da questo triangolo. E adesso vi spiego che cos'è. Per capire questo dobbiamo prima capire questo processo, che questo è uguale a questo. Sono le due fasi, prima e dopo un certo processo patologico, che corrispondono alla normotonia. Cioè voi sapete che tutti i processi energetici, vitali, organici dell'universo sono dati tutti da un processo bifasico. Non c'è
energia che non sia la somma di due forze. Non c'è onda lunga senza risacca lunga, non c'è ispirazione lunga senza ispirazione lunga, non c'è parto di un bambino se non a fronte di un'alternanza continua di ossitocina e adrenalina. E è tutto un fluire di questi doppi, di questa doppia fase di tutto ciò che è energetico. E Anna ha scoperto che quando avviene questo evento che lui ha definito DHS, cosa vuol dire DHS? È solo un omaggio a suo figlio, è sindrome di Dirkhammer, ma con questo acronimo lui identifica quell'evento che o noi lo continuiamo a verificare sempre in ogni processo patologico, che è lo shock biologico. Ma lo shock biologico ha una caratteristica fondamentale. Vi faccio questo esempio: se voi dovete salire un grattacielo di 20 piani, vi armate di buoni muscoli, buoni polmoni, date su, scendete. È successo qualcosa al corpo? No, siamo un po' più stanchi. Se invece di salire i 20 piani camminate per strada e state andando a fare la spesa e inciampate in un gradino di 2 cm che non avete visto, cosa succede nel momento in cui state cadendo? Continuate a fare l'elenco delle cose da comprare? No. Questo è il primo evento che si verifica. Io smetto immediatamente, ma non perché lo voglio io. Avviene l'attivazione di un programma biologico sensato che va a attivare che cosa? Mi gratto un orecchio, mi soffio il naso. No, mi ritrovo con le braccia allargate, mi ritrovo con uno scarico di adrenalina, una contrazione al cuore. Potrei stare qui mezz'ora a raccontarvi cosa succede in quella frazione di secondo. Ma chi è che ci fa fare tutte queste cose? È la nostro volere, la nostra volontà, è la nostra emozione, la nostra tristezza, gioia. No, è l'attivazione di un programma biologico sensato. Da dove l'abbiamo tirato fuori? Chi è che ce l'ha dato? Questa è la grande scoperta di Anna. Il nostro corpo, così come lo vedete oggi, è il risultato del massima efficienza sulla base di tutti i conflitti vissuti dai nostri avi per miliardi di anni. Se voi andate a rileggere il corpo in chiave, io la chiamo anatomia teleologica, cioè l'anatomia finalizzata, perché se leggete il corpo, non so quanti di voi si pongono le domande sul nostro corpo, vi siete mai chiesti perché lo stomaco gira a destra? Che me frega a me, destra, sinistra, no, c'è una ragione biologica. Faccio le domande più facili: perché abbiamo le sopracciglia? Per fermare il sudore. E chi l'ha fatta? L'ha fatta l'intenzione di miliardi di anni in cui l'uomo, giustamente, siccome il sudore brucia, e nel momento in cui vado se non riesco a vedere, io divento un animale vulnerabile, e ha creato le sopracciglia per far deviare questo sudore. Se noi ci alziamo in piedi e ci mettiamo le braccia lungo il nostro corpo, vedrete che tutti quanti, indipendentemente dall'altezza, le braccia arrivano tutte a questa altezza. Perché arrivano qui, non più lunghe, non più corte? Domande stupide, direte voi. No, sono domande che vi fanno capire la bellezza del nostro corpo, che non fa nulla di stupido, e lasciatevi dire tantomeno di maligno, ma fa tutte le cose sensate. Perché arrivano a questa altezza le mani? Pensate che bello se avessi il doppio le braccia e il doppio, potrei darvi la mano di qua, potrei indicare di vicino, se mi scappa qualcuno lo piglio prima, no, non va bene. Per capire la lunghezza di queste braccia basta che voi guardiate una partita di calcio, quando battono una punizione, quelli in barriera cosa fanno? Sono esattamente l'altezza per arrivare nel più breve tempo possibile a coprire, a proteggere le parti vitali della mia sopravvivenza. Cioè non c'è nulla, adesso potrei stare qui delle ore a raccontarvi come ha fatto il nostro corpo e perché il corpo ha fatto così certe strutture. Guardate che il nostro corpo sta ancora cambiando. Tra qualche miliardo di anni noi uomini non avremo più, non dite cos'è, non avremo più i capezzoli. Cosa ce ne facciamo dei capezzoli
se non fossero niente di più, niente di meno che il refuso arcaico di una chiara dimostrazione che un tempo esisteva l'androgeno. Noi ci siamo diversificati per differenti funzioni, noi, anche noi allattavamo una volta, noi essendo i maschietti, poi noi siamo dovuti uscire dalla caverna, tramite il colesterolo, precursore degli ormoni sessuali, abbiamo regolamentato in modo diverso il nostro conflitto di territorio e abbiamo sviluppato i muscoli in altezza, quella forza che ci serviva per andare a combattere, a prendere la preda, e abbiamo ritratto quelli che sono i segni che a noi non ci servono più. E andiamo avanti in una evoluzione del nostro corpo che continua a modificarsi. Però in questa modifica di miliardi di anni, questa curva è rimasta sempre la stessa. Cioè, quando avveniva un evento, e questa DHS è la grande scoperta di Hammer, un evento che ha una caratteristica di fondo fondamentale. Qual è la differenza tra salire i 20 piani a piedi controllandoli e inciampare nel gradino che non controllo? È l'evento biologico inaspettato che obbliga il mio corpo ad attivare uno dei tanti programmi che io ho acquisito in questa lunga evoluzione storica e che si vanno sempre più migliorando, sempre più affinando. Quindi il mio corpo, quando avviene una situazione che mi prende in contropiede e non riesco io a gestire con la volontà, lui mi dice: adesso ti fermi, ci penso io. È lui che attiva un programma. Questo programma si manifesta tramite un programma speciale che attiva quell'organo giusto, non quello sbagliato. Se io non avessi l'attivazione motoria di allungare le braccia e cadessi a peso morto, io rischierei molto. Anche quel gradino di 2 centimetri. Quindi io vado ad attivare un programma biologico sensato, quello giusto, finalizzato a che cosa? Alla mia sopravvivenza. Perché alla base di questo c'è una regola, una legge universale che è dir poco commovente, che la vita ama la vita. Guardate che morire non è facile, provate a suicidarvi tappandovi il naso, non si può. Tu per suicidarti devi fare un gesto veramente violento, e quando poi chi di voi farà il corso è affascinante scoprire la seconda parte della scoperta di Hammer, che finalmente ci danno le risposte non solo ai processi fisiologici dei tessuti, ma ti spiegano anche il perché delle modalità comportamentali apparentemente assurde. Quella madre che ha ucciso qui le 3 figlie che avete letto sul giornale l'ha fatto per un motivo biologico che a noi ci fermiamo a giudicare da fuori e non diciamo sì, era stressata perché... No, l'ha fatto perché era in una situazione conflittuale molto precisa, che grazie alle scoperte di Hammer noi sappiamo, perché questa donna aveva un doppio conflitto nei 2 emisferi, destra e sinistra, così è la stessa cosa che ha fatto quel ghanese che col piccone andava in giro ad ammazzare quella persona a Milano. Cioè abbiamo la spiegazione anche delle modalità comportamentali ad oggi relegate nel mondo della psichiatria, dell'analisi, della psicologia, che sono tutte le malattie psicotiche e nevrotiche. Però veniamo al corpo. Il corpo attiva un programma durante tutta la fase conflittuale. Che sintomi mi dà il corpo in quel momento? Praticamente nessuno, se non quelli utili per gestire la situazione. Se volete, l'unico sintomo che abbiamo nella fase attiva del conflitto è quello che tutti abbiamo provato le notti passate in bianco. E guardate a vedere, si passano le notti in bianco, o meglio, si dorme in una certa maniera. Vai a dormire, dormi 2 o 3 ore, poi ti svegli e non ti addormenti più. Perché il corpo è intelligente, siccome sa, se percepisce che io sono in una fase di conflitto attivo, non mi fa dormire, perché l'animale è in pericolo, deve stare vigile. Quando risolvo la situazione, la massa conflittuale, entro nella fase opposta, quella rossa, che è la parte vagotonica, la parte compensativa a quello che è successo in fase attiva. Ed è in questa fase qui che noi abbiamo per lo più i sintomi. Però i sintomi, grazie ad Hammer adesso, vanno riletti, vanno compresi, capiti, perché il corpo non ci fa nulla di scientificamente sfigato e non fa nulla di disagio se non con un senso biologico. Proviamo a vedere i primi sintomi delle cosiddette malattie.
Qual è il primo sintomo per cui ci dicono che siamo in una fase di malattia? La più semplice. La? Febbre. Allora, cosa serve la febbre? Lo siete mi chiesto perché mi frega. Devo togliere la febbre. Cosa serve la febbre nel corpo, secondo voi? Uccidere i batteri. Serve uccidere i batteri. E perché la passi allora? Domanda che mette in crisi, cioè se voi credete che la febbre uccide i batteri, perché diavolo la passa? Signori, la febbre non uccide nessun batterio, la lava a 2500 gradi c'è i batteri dentro, anzi vi dirò di più, nel caldo i batteri ci sguazzano meglio. Signori, quando comprate un chilo di carne dove lo mettete? In casa, dove lo mettete? Il frigo, perché? Se si conserva. Si conserva, cioè la parola conservare, traducila in chiave in lettura chimica, rallenta il processo di degradazione. Quindi il caldo cosa fa? Accelera, ma non ammazza nessuno. Il caldo serve ad accelerare un processo di guarigione. È chiaro che se ho un bambino con 41 di febbre, io mi avvalgo delle conoscenze della medicina ufficiale per lenire, per ridurre un po' il processo che magari mi dà un disagio troppo forte, ma lo accompagno, non lo elimino. Chi aveva capito questo senza conoscere? Non lo so, ma penso anche da queste parti che quando uno stava male gli davano il Vin Brûlé, il cognac, lei vai sotto il letto, copriti e su, dai, il giorno dopo si stava meglio. Qui invece adesso non si capisce perché si va contro quello che è un sintomo che non viene capito. Quanta gente non esce, non viene considerata guarita se la febbre non è andata via. La febbre va, è chiaro che mi dà un indice di posizionamento del processo bifasico. Io so che la febbre è qua, che sta facendo un processo di accompagnamento, ma solo per accelerare il processo. Qual è l'altro sintomo che per lo più ci identifica chiaramente la bestia nera della malattia? Il dolore. E allora perché il corpo mi farebbe venire il dolore, secondo voi? Cosa serve il dolore? Perché mi castiga, sono stato cattivo. Per accorgersi che c'è qualcosa di fare. Ma allora se fosse solo per accorgersi, che è giusto e intuitiva come risposta, però se io ti dico e ti devo dimostrare che il corpo è intelligente, non potrebbe farmi venire un prurito, ma il corpo lo stesso, no? E sarebbe meno invasivo di un dolore. Il dolore cosa serve? Cosa facciamo quando abbiamo un dolore? Ci fermiamo. E il dolore viene sia in proporzione e dura tanto quanto il corpo sa che io devo stare fermo. Io ho un arto spezzato, tra l'altro non so se lo sapete che quando un arto è spezzato e non c'è momento di ricongiunzione, la persona non ha male. Il dolore viene proprio quando c'è la fase di ricongiungimento, quando viene con l'anima buona un incidente stradale e cerca di rimettermi insieme l'osso rotto, io non ho male, ho tanto male. Ma il corpo giustamente mi dice, tu non solo devi stare fermo di più, e non mi manda un sms, ma me dicendo stai fermo, perché figurati se io sto fermo con una mail o con un sms. Quindi il dolore mi serve. Ora, questo non vuol dire abbandonare la persona nel dolore. Io l'aiuto, la sostengo, ma io, che sono paziente, devo cercare di capire il senso biologico di quello che sta facendo il mio corpo. Ci sono altri sì. Perché c'è la retenzione idrica? Perché il corpo trattiene acqua? E questo è affascinante capire. Questa è la spiegazione. Ci sono per perché? Le donne extracomunitarie non è un problema di mangiare, spesso vedete queste donne extracomunitarie che tendono tutte a gonfiare, perché è un processo a carico dei tubuli collettori renali, che stasera non vi dico perché sennò andrei troppo, però stasera vorrei invece darvi una spiegazione perché un sintomo viene a destra o a sinistra del corpo. Lo siete mai chiesto? Perché viene un tumore al seno destro o al seno sinistro? Perché mi viene toccato a una cista ovarica a destra o a sinistra? In una visione di un corpo stupido, figurati se mi vado a porre questa domanda, chi di voi è mancino qua dentro?
1, 2, 3, 4. Come sempre faccio le scommesse, te scommetto che ce n'è almeno tre volte tanto. Sapevi di essere incinto? Io. Allora, mi fate un applauso anche se non me lo merito ancora. Però quando battete le mani, però rimanete con le mani ferme. Uno. Chi ha la sinistra? Tu sapevi di essere vicino? No, adesso lo sai. Allora, chi ha la sinistra sulla destra? Sapevi di essere vicino? No. Allora, qui cominciamo con i fuochi d'artificio. Allora. Arrivo, eh? Allora, per chiarire quello che vi ho detto, io non sono di nessun partito, però questo però l'altro, questo vi faccio vedere. Signori, Rotelli è Mancino, Veltroni è D'Estrema, D'Alema è Mancino, gli altri sono D'Estrema, non so nemmeno se lo sanno di essere. Questa è una delle grandi scoperte che hanno, perché finalmente ci fa capire che le persone non battono le mani, perché chi ha battuto le mani in un certo modo prova a ribatterle in un'altra maniera, vedrà che non ci si trova. E non guardate chi come si scrive, scrivere con la destra e la sinistra non vuol dire assolutamente nulla, un mancino segna scrivere con la destra, scrive benissimo. Però la natura ci ha dato questa, adesso non vi posso spiegare perché c'è proprio una un'evoluzione biologica per cui c'è questo movimento, una sta ferma e l'altra picchia sulla ferma, però per capire che avete davanti lo potete scoprire solo in questo modo. E divertitevi ora a guardare in televisione, il cinema, e vedrete quanta gente mancino non sa nemmeno di essere. Ora ne abbiamo trovati almeno, non dico la metà della sala, ma qui è pieno di mancini. Allora, cosa serve capire questo? Io vi do questo regalo, l'ho portato a casa e almeno cominciate a fare le verifiche di queste leggi. Una volta che sapete chi siete, se mancini o D'Estrema, usate questo criterio per capire i riflessi relazionali sul vostro corpo dei sintomi. Tutti i conflitti relazionali che io ho con mia madre e i miei figli, io D'Estrema, mi si riflettono sulle mie parti non dominanti. Io sono D'Estrema, quindi tutti i conflitti che ho con mia madre e i miei figli ce l'ho tutti sulla sinistra. Un mancino, una mancina li riflette sulla destra. I conflitti relazionali con tutti gli altri, partner, papà, lavoro, amici, sorelle, ce l'ho tutti sulla parte dominante. E quando mi arriva una donna che per esempio ha un processo ovaio piuttosto che non un seno, ho un muscolo destro o sinistro, io so già con chi la persona ha avuto una situazione conflittuale, ma io so anche, devo capire dove si trova la persona nella fase che vi ho fatto vedere, perché il nuovo medico non può non conoscere questa curva per individuare dove si trova il paziente. Poi durante la fase sintomatica io, questa è una grande scoperta di Anna, per lo più di notte ho questa curva che ritorna esattamente nella fase conflittuale, cioè riprovo, rivivo gli stessi sintomi avuti in fase di conflitto attivo. Questa si chiama crisi epilettoide, è un termine che non c'è, in medicina si conosce la crisi epilettica, che è una crisi epilettoide, ma le crisi epilettoide sono tantissime, ve ne dico alcune: l'attacco d'asma notturna è una crisi epilettoide, l'infarto, la tachicardia, il crampo notturno, l'attacco d'asma, sono tutte crisi epilettoide che avvengono di notte con un senso biologico molto preciso. La mia crisi epilettoide per cui mi sono beccato un po' di mesi fa la mia colica renale, sapevo perfettamente perché l'avevo, sapevo che mi era venuta di notte perché di giorno avevo vissuto un certo conflitto. Così come quella mattina che mi sono alzato, perché vedete le crisi epilettoide sono tutte le fuoriuscite di sangue dal corpo, che siano nelle feci, nell'urina, nel muco, sono tutte situazioni di fase di espulsione di un processo avvenuto a seguito però di una situazione conflittuale. Quella mattina che mi sono alzato, parlo di 9 anni fa, mi sono alzato e
l'ho raccontato anche sul primo libro, ma mi alzo, vado a fare la mia pipì mattutina e mi accorgo che non sto urinando, ma sto allagando il batter di sangue, e più urinavo più mi impiegavo i due dal dolore. Mi sono svegliato, quello sì, ma cosa ho fatto? Ho subito realizzato che ero nella fase della crisi epilettoide di una situazione conflittuale ben precisa, che sapevo che toccava il tessuto ectodermico della vescica e sapevo perfettamente qual era il conflitto che avevo risolto, ma sapevo che ero dove? Ero qua, ma questa fase qui come la chiamo? Adesso io la chiamo la fase compensativa di un processo conflittuale fatto da due fasi, ma sapevo che avevo già risolto il conflitto. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Niente, sapevo che avrei rovinato sangue ancora per 3 giorni, ma sapevo che avevo finito. Sono passati 9 anni, sono qua, il mio papilloma vescicale, tale era quello che avevo avuto, è lì che se n'è andato tranquillamente. Questo non vuol dire non avvalersi della medicina ufficiale, perché la mia amica, che ha fatto ben 18 papillomi per una situazione che recidivava continuamente, lei l'abbiamo mandata a farsi l'intervento, perché lì era importante intervenire chirurgicamente. Cioè, no, è importante, ora vedete, il sogno di Ama è quello di poter unire in sinergia la medicina ufficiale con queste conoscenze. Ma se io comincio a capire che non esiste più la malattia come male, come errore del corpo umano, e stasera poi ci divertiamo un pochettino, io fra un po' smetto, voi parlate, vi fate le domande, e faremo queste verifiche insieme, per andare sempre a identificare questa curva e capire il senso biologico di quello che avviene nella nostra prova. Qual è il problema? E la sento già la domanda che tutti subito, adesso glielo chiedo, ma allora perché si muore? E quando si muore? Perché con Hammer non è che non si muore. Hammer ti spiega cosa fa il corpo, ti spiega la causa, ti spiega il senso biologico del corpo, che non è un corpo stupido, anzi è un corpo che è straordinariamente votato alla vita, è un corpo che ci vuole tenere in vita e soprattutto fa i programmi che non vanno più chiamati malattia, ma SBS, programma speciale biologico sensato. Il nuovo medico deve poter conoscere questo, ma qual è il problema di Hammer? Che Hammer fa paura perché toglie la paura. E se io tolgo la paura di una persona, voi capite che cosa succede. Fatto presto. Adesso, no, volevo darvi ancora un esempio, uno semplice, della diversità di approccio tra conoscendo o meno le leggi biologiche. Vedo che siete, ci sono molti giovani qui, ma un esempio che per me calza molto è spiegarvi l'osteoporosi. Cos'è l'osteoporosi? È una malattia, è una progressiva decalcificazione delle ossa. A chi viene? Alle? Quale donna? Non è vero. Viene a 1 su 3, 1 su 4, queste sono le percentuali. Ma loro viaggiano sulla percentuale della maggioranza. È vero che la percentuale più alta ce l'ho nelle donne nella pausa. Ma non siamo in Parlamento che vince la maggioranza. Loro cosa fanno? L'effetto cicogna. Dunque, le donne in menopausa cosa succede? Calano gli ormoni femminili, gli estrogeni, quindi coprono gli estrogeni. E le donne che non gli vengono, non hanno l'osteoporosi e sono calati gli estrogeni, e quelle hanno il sistema immunitario più alto. E le donne che non hanno che non sono in menopausa e hanno l'osteoporosi, e quelle no, quelle non c'entrano. Gli uomini, quelle sono sfigate. Cioè, sei in una situazione dove veramente vai, viaggio su delle ipotesi, e perdonatemi, noi siamo abituati a prendere per buono tutto quello che ci dicono. Allora, per favore, non dovete credere a nulla di quello che vi dico, però cominciamo a chiederci il perché delle cose, cominciamo a verificare cos'è che mette insieme tutte queste persone al 100%. Io so, grazie ad Hammer, qual è la causa per cui un processo su un osso si verifica un'osteolisi, che è solo il comune denominatore, che si chiama uno dei 5 conflitti
che poi vi spiegherò quando avremo modo di stare insieme. I conflitti biologici sono solo 5. Uno di questi è quello che al giorno d'oggi è uno dei più pesanti, il conflitto di svalutazione. Ed è così difficile capire che è vero che la maggioranza delle donne in menopausa possono vivere quel momento biologico in cui cominciano a dire ormai, voi sapete, no? Che chi comincia a dire ormai comincia a... Toglietevi dal vostro lessico la parola ormai. Quando una persona comincia a dire ormai, comincia a morire. Ricordatevi che l'energia di un bambino la vedete identificata in quale frase? Il bambino, quando viene al mondo, dice io voglio, non dice non posso. Chi comincia a dire non posso? Quando comincia a dire ormai. E allora non è difficile capire che quella donna in menopausa che comincia a dire non posso più essere madre, magari non sono più bellissima come prima, magari non, vado in pensione e che cosa faccio ormai? Perché vi sto introducendo tra le righe un valore aggiunto straordinario, che se è vero, come Anna ci ha dimostrato, che il corpo fa quello che noi vogliamo, alla fine uno muore quando lui decide di morire. Ma se io conosco questo e sono libero dalla paura, dalla malattia, e comincio a chiedere, signori, rischiate di non morire più. È una battuta retorica, lasciamola lì. Però io vi posso garantire che ci sono persone, conosco persone a la cosiddetta veneranda età, che sono arzillissime, sono molto vitali. Ho conosciuto quel signore che, non so, non l'ho conosciuto personalmente, me ne ha parlato un suo amico, a Milano, un signore, 101 anni, è entrato in chiesa e si è sparato in testa. Perché? Questo qui era un maratoneta, lui faceva la maratona fino a 90 anni. Era famoso, non arrivava prima, è chiaro, però la sua vita era fare una maratona. A 90 anni ha incontrato un medico e gli ha detto lei non può più fare una maratona. E lui da quel momento si è cominciato a scendere, non ce l'ha fatta più a resistere all'inedia, all'inutilità, al fatto di sentirsi svalutato. Però cosa succede? Queste donne che le vedi che si danno un colpo di coda, magari sono bellissime queste figure, le donne in menopausa o comunque le persone che dopo risolto il conflitto di svalutazione cosa fanno? Risolgono questa fase conflittuale, che qui abbiamo l'osteolisi. Ma se io devo riparare un'osteolisi, cosa faccio in fase di risoluzione? Devo ricostruire, il corpo lo fa. Bravo, ti sei messa a vuoi di nuovo richiedermi, io vado a ricostruire l'osso. Ma per ricostruire l'osso che sintomo mi dà? Il dolore, perché il corpo dice bravo, adesso vuoi ricominciare, però io devo mettere a posto il buco, io tu mi stai un attimo ferma. E queste sono le malattie autoimmuni, artriti, artrosi, reumatismi, non sono altro che le fasi di riparazione del processo. Questa donnina va dal suo medico di fiducia e quel medico che non conosce questo giustamente cosa gli dice? Gli dà, no, pertanto gli dà qualche antinfiammatorio, poi magari la cosa finisce, c'è ancora male, e se a quel medico gli scappa quella frase in cui le dice signore ormai la sua età che cosa fa? Sei in due. Ecco che lì iniziano i processi degenerativi. Io sono troppi casi di persone che capendo questo e sapendosi concedere il tempo e la consapevolezza che c'è un processo di riparazione, un processo da termine. Io ho conosciuto la moglie di un grosso architetto italiano, la quale dopo essere stata lasciata, dopo che è andata in totale svalutazione, è stata un anno con dei dolori articolari in tutto il corpo e dopo un anno sono spariti, ma perché lei era una donna molto forte, che passato, lei diceva, lei non conosceva, perché questi processi avvengono, che tu li conosca o non li conosca, se è fatto, il semplice fatto di conoscerli però ti dà il valore aggiunto di sapere come gestirli. Ma lei dopo un anno di dolori, i processi, tutto è finito. Sparate. All'inizio è difficile trasformarlo, poi il problema è abbassarlo, sempre così. Spiega un attimino questa differenza dalla
destra, la sinistra. In che senso vuoi? Cioè, il nostro corpo ha una lateralità dominante. Sì. Uno nasce o mancino o destrino. L'unico caso certo in cui sai che uno è mancino e l'altro è destrino è nei generi monozigoti. Se sono eterozigoti possono essere tutti e due destrini. Ma quando c'è nessuno che conosce dei gemelli monozigoti? No. Monozigote? Tu fronte, sei? No, non c'è. Non c'è. Mi batti le mani, tu sei destro. Tu sei destro. Tuo fratello è mancino. Adesso, è mancino tuo fratello. Vai a casa, mi fai la grazie, dottoressa, arrivederci. Se qui gli fai l'altra le mani, grazie. Vedrai che lui batte le mani da sinistra sulla destra. Questa è proprio una legge biologica della natura. Ma a parte quella storia dei gemelli, la natura ha fatto non a caso i destrini, i mancini, li ha fatti seguendo la necessità di regolamentare l'equilibrio nel branco. L'equilibrio nel branco tu ce l'hai mantenendo delle differenziazioni di percepito conflittuale. Vi faccio l'esempio, ce n'è uomo di mancini qua dentro, no? Sì, l'uomo mancino non ha caratteristica rispetto al destrino. Quando c'è una situazione conflittuale, lui non va in depressione, diventa iperattivo. Un problema, un mancino viene stimolato, è più attivo, non si mette in chiusura. Questa è una modalità diversa che nel branco è utile. La donna mancina, e qui ce n'è tante, guai se gli tocchi la maternità, guai se gli tocchi la dinamica per cui una donna mancina, senza nulla togliere le destrine, ma una mancina se potesse farebbe una squadra di calcio, se non avesse, solo nel caso che non abbia situazioni conflittuali infantili. Ma la donna mancina ha il ciclo mestruale quasi perfetto, addirittura anticipa. La donna mancina se non ha figli cos'ha? Gatti, animali. Tutte le donne nei gatti. Tutte, sì, questo è l'istinto materno, sì, ma se tu vai da mancina, se una donna mancina, una donna destrina, riescono ad avere dei figli, purtroppo oggi non se ne fanno più figli, ma non c'è bisogno di andare indietro di molti anni per vedere le donne che facevano 12-15 figli, adesso si fa un figlio e mezzo un po', però no. Se andiamo avanti così poi noi ci spariscono i capezzoli, ma voi donne mi spariscono sempre, perché comincia a esserci un seno più grosso dell'altro, più piccolo, perché se non lo utilizza il corpo obbedisce. Però la donna mancina è biologicamente preposta a garantire la procreazione, nella misura in cui, qua adesso vi do un accenno che è solo tecnico, però la donna mancina, per esempio, è difficile che riesca a sopportare la pillola, la cosa che i ginecologi non riescono a capire. La donna mancina nel momento in cui va, perché ridi? La donna mancina nel momento in cui va in conflitto di frustrazione sessuale, a dispetto e a differenza della donna destrimane, non perde il ciclo. La donna destrimane, a fronte di un primo conflitto sessuale, va in amenorrea. La donna mancina no, ci va al secondo. Queste sono tecniche precisissime. Quando c'è una donna mancina che va in amenorrea, io so già che è in doppio conflitto. È già una chiave di lettura di una precisione che è micidiale. Soprattutto per un terapeuta. Quindi la natura ha creato queste due figure non a caso, perché la natura non fa nulla a caso, non c'è nulla di stupido. E questa è la grande scoperta del dottor Hammer, che ha capito come il nostro corpo è perfetto per adesso. Pensate che lui tutte queste connessioni le ha scoperte tramite la lettura delle TAC. L'ultima scoperta che ha fatto il dottor Hammer, che ha fatto felice un mondo di esoterici, spiritualisti, meditatori, ha scoperto che tutti i relè del nostro cervello hanno un loro organo collegato, ma qui, tra l'attaccatura dei capelli e la fronte, c'è un buco. Ha scoperto che qui la natura probabilmente ha creato il famoso terzo occhio, l'ano, e c'è un punto proprio energetico molto forte, perché la natura non fa le cose a caso. Questo è quello che ti dicono, non è una malattia del sistema nervoso,
l'Alzheimer purtroppo è, lasciami dire, una brutta bestia, ma non perché, lei lo chiamo brutta bestia perché arriviamo troppo tardi per intervenire, perché l'Alzheimer è solo il risultato di una vita intera passata vivendo conflitti di separazione. Sono persone non cresciute a livello ormonale, persone o meglio, scusa, sono persone che in qualche modo sono rimaste un po' più infantili, più bambini, hanno fatto dipendere la loro vita da un terzo, dagli altri. Nel momento in cui il terzo e gli altri ci sono, loro ci sono, nel momento in cui cominciano a vivere continue separazioni fino all'ultima, che è quella che li rende isolati, soli, ritornano a essere quelli che erano dei bambini. E tu parli con una persona che ha l'Alzheimer, però sapete che ci sono diversi livelli di Alzheimer, ma quando una persona ha l'Alzheimer, sapete che loro hanno molto attiva la memoria antica, hanno annullata la memoria recente. Se tu gli fai mettere a posto l'album delle fotografie di quando erano piccoli, le fai parlare della sua infanzia, lei si riattiva subito. Solo che è difficile poter seguire, dopo troppo tempo di troppi conflitti di separazione, è il discorso che vi dicevo, quando la massa conflittuale è troppo, troppe volte recidivato, allora fai fatica a ripristinare un processo di equilibrio. Cosa, a chi ci metti vicino a una persona con l'Alzheimer? Ci metti la badante? Dovresti ristabilire una dinamica di comunione, di funzionalità, di utilità della persona per farla risvegliare. Purtroppo sono quelle persone che, ripeto, perché la bellezza di conoscere Anna è che questa è la vera medicina preventiva. Sapere i 5 conflitti biologici che regolano tutte le patologie, prevedendoli, non prevedendoli perché poi puoi impedire. La DHS, signore, vi ho detto, è uno shock biologico inaspettato, quindi non uscite di qua dicendo speriamo di non avere DHS. No, la DHS, proprio perché inaspettata, viene continuamente vissuta e da parte nostra l'onere di cominciare a sapersi, a diventare responsabili. Ecco perché hanno molte volte da fastidio, perché, ne parlavo stasera con Rita e Francesco, è più comoda la medicina allopatica laddove io vado dal medico come fosse un meccanico, gli do il mio corpo, ma mi metto a posto, non lo ritengo aggiustato. Questo lo so che ci fa piacere perché ci deresponsabilizza, purtroppo non è così. Perché questa è la medicina dell'uomo nuovo che sta nascendo, che diventa abile a rispondere, responsabile. Però l'Alzheimer purtroppo è la sommatoria. Loro ti guardano, la solita anamnesi miope del cervello, vedono questo sudato proteico nella corteccia, ecco, è colpa del sudato. No, quello è la risultante di tanti conflitti nella corteccia sensoria, di tante separazioni vissute dalla persona. Che siccome da un anno c'è mia madre in casa di riposo con, appunto con l'Alzheimer, io ho letto tante cose, ho avuto modo di leggere che non è una malattia l'Alzheimer, e come mai, perché io faccio anche domande, circa il 90% sono donne di quelli con l'Alzheimer. Perché sono le persone che non hanno avuto le risorse di essere indipendenti, libere. Sono quelle persone, sapete chi ha l'Alzheimer soprattutto? Sono quelle persone che si annullano per gli altri non ci sono più, cosa resta? Nulla. Sono quelle persone che hanno votato la loro vita agli altri, per i figli, per tutti, per il marito, per te, e loro non hanno, a un certo punto arrivi in quella fase della vita in cui gli altri non ci sono più, cioè magari rispettano un figlio che si è sposato, è andato, ma loro a chi sono utili? E loro non avendo le risorse per essere libere, automaticamente staccano la spina e vivono di una memoria antica. Però se tua mamma è stato diagnosticato questo, puoi fare molto laddove, signori, è inutile dirvi che ci sono delle situazioni nel sistema oggi che non sono biologiche, logiche per la vita. Signori, gli asili materni, come si chiama, l'asilo infantile, della scuola, non è biologico staccarsi da un bambino fino a 4-5 anni. Un bambino soffre dalla separazione, che poi il sistema ci obblighi, perché dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo fare, signore, va bene, ci adeguiamo, ma poi le paghiamo le situazioni.
così come gli ospizi, un anziano che va in un ospizio, lo so che fa parte del sistema e non abbiamo le risorse, le possibilità, ma il mio modello ideale rimane ancora il modello del villaggio indiano d'America, dove le persone anziane sono i saggi del villaggio, e non esiste che una persona anziana venga relegata in un altro locale dove deve solo andare a far cosa? E allora una persona con l'Alzheimer che se vuoi ci sta bene forse in uno ospizio laddove si sente circondata da qualcuno, va bene, ma stiamo vivendo situazioni non biologiche. Dimmi. No, chiedevo se il DHS è un momento imprevisto, la prevenzione allora in cosa consiste? Vai avanti tu che mi scappa da ridere. Signore, la prevenzione. Allora, a parte una battuta, la medicina preventiva è molto utile perché previene la carenza di malanti. La medicina preventiva purtroppo è un sistema adottato, non mi metto qui a criticare la strumentalizzazione commerciale della salute, lo sappiamo, la medicina utilizzata in questo modo per me non è medicina, è un business, ma quello non è l'essere umano. Ma non ha senso fare medicina preventiva in questo modo, perché tu hai appena finito di fare il check-up, come esci, c'hai un tuo DHS, parte la curva. Io la medicina preventiva, grazie alle leggi biologiche, la metto in pratica tutti i giorni. Ma l'alimentazione è un altro discorso. Non è medicina, io non parlavo di medicina preventiva, parlavo di prevenzione. Allora, il discorso dell'alimentazione è un discorso affascinante. Alimentazione, esercizio fisico. Perfetto, hai detto una cosa, è quella che mi sto riferendo. Se tu mangi bene, curi il tuo corpo, ti occupi di te, cominciando a destrutturarti dal male peggiore, qual è? È il condizionamento in funzione degli altri. O meglio, vi dico subito, la cosa più pesante che può vivere una persona è vivere in funzione di due giudizi. Il giudizio che gli altri danno a me, io dipendo dal giudizio, il giudizio che io do a me in funzione di quello che faccio per gli altri. Ma io non ci sono mai. Dipendo sempre dal giudizio, che sia il mio su di me o degli altri su di me. Io non sono libero. Invece, cominciando a capire che io devo... La salute diventa un mio dovere, non è più un diritto. E nel momento in cui io ti comincio a dirti siamo d'accordo o no che mangiamo male, ma non perché, non tanto come contenuti, mangiamo troppo. Cominciamo a dire che mangiamo delle schifezze e va bene. Il mio corpo prende quello che arriva e fa l'impossibile per metabolizzare le schifezze che gli mando. Ma se gli mando giù schifezze tutti i giorni, è chiaro che mi viene un fegato così. Ma se io comincio a fare un lavoro di esercizio fisico, comincio a fare un lavoro di introspezione, di ricerca personale, lì divento sempre più forte. E quando avrò la mia DHS sarò più forte. Questo... Sì, quello sono pienamente d'accordo. Posso chiederti cosa se ci richiami i cinque conflitti che abbiamo detto? I cinque conflitti sono molto... Qual è il primo conflitto biologico che è stato primo conflitto miliardi di anni fa come oggi? È il primo conflitto, è quello che se non l'avessimo assolto noi in questi giorni non potremmo essere qua. Il conflitto del papa, il boccone. Tu non puoi fare un percorso di crescita se non hai messo a posto la pancia. Andate a dire a uno che sta morendo di fame, vieni a fare una conferenza, c'è uno che parla delle leggi croce, ma vai a dire, prima mi dai da mangiare, poi vieni a fare la conferenza. Non puoi fare un discorso di ricerca spirituale se stai morendo di fame. Questo è il primo conflitto che la natura ha assolto prima ancora di risolvere i conflitti relazionali. Il secondo conflitto qual è? È quello che riguarda sempre la mia integrità fisica, ma è il conflitto di attacco. Quando io subisco un attacco dall'esterno, allora il corpo è andato a creare tutta una serie di organi di protezione che sono il pericardio, il peritoneo, la pleura, tutto il derma del nostro corpo, ma hanno solo la funzione di proteggermi dal secondo conflitto, che è il conflitto di attacco. Terzo conflitto, ve l'ho detto, è quello di svalutazione. Il quarto è quello di separazione. Il quinto è il più grande, il più
importante, che è il conflitto di territorio. È quel conflitto che, se tu lo conosci nelle sue dinamiche, capisci perché Bersani ha avuto l'ictus l'8 di gennaio, e l'ictus è questo, esattamente dopo 4 settimane che lui aveva risolto il suo conflitto. Quale? Cosa è successo 4 settimane prima del 8 di gennaio? No, del 7 di gennaio, perché dicembre è nato 21. Cosa è successo l'8 di dicembre? Renzi l'ha segato le primarie. Noi sapevamo un mese prima, dei primi di agosto di un po' di anni fa, che Mike Bongiorno sarebbe morto di infarto, perché sapevamo esattamente la durata del suo conflitto di territorio, sapevamo che qui l'aveva risolto il 1° di luglio, sapevamo che il 1° di agosto sarebbe morto. Questo è l'unico caso in cui la morte è inevitabile, perché lì ha vissuto un conflitto di territorio troppo lungo. Dimmi. Il territorio cosa consiste praticamente? Sono due modalità diverse con le quali l'uomo vive il suo territorio e la donna vive il suo. Cioè, l'uomo vive il territorio. Il territorio che cos'è? È la gestione dello spazio vitale finalizzato affinché l'essere umano, la specie umana, continui la sua specie, continui la sua evoluzione, cioè attraverso la procreazione. Ma per procreare cosa bisogna l'uomo? Della sua caverna. Non solo della caverna, ha bisogno dello spazio di territorio dove poter andare a cacciare. Voi sapete che lo spazio di caccia è vitale, noi non abbiamo più, non usciamo di casa con arco e frecce, usciamo con la mia borsa, con la cravatta e la giacca. Magari certe mattine esco con il coltello nei denti, lo scudo, l'arancia, ed esco con che cosa? Con un innalzamento della glicemia. Ecco perché il diabete si alza, ma devo sapere perché viene il diabete. Il diabete non è una malattia, è una risposta biologica sensata del corpo a fronte di un potenziale conflitto di attacco che sto vivendo. Il maschio vive questo come territorio, e se mi portano via il territorio come gliel'hanno portato via con una DHS, chi gliel'ha portato via il territorio a Mike Bongiorno? Cioè, ricordate quando Berlusconi, a quel settembre, un anno e mezzo prima dell'infarto, gli ha portato via tutto? Questo è l'evento inaspettato. Lui è stato un anno e mezzo senza avere la possibilità di prendersi il territorio, troppo perché la legge biologica dei 9 mesi sia stata ben rispettata. La legge in natura, esiste questa legge, che se il lupo alfa, il maschio capobranco, perde il territorio e non lo risolve entro lo spazio di 9 mesi, la crisi piretoide è l'infarto cardiaco sicuro, 100%. Poi tanti infarti li puoi raccontare solo perché la fase del conflitto del territorio è stata più breve. La donna invece che territorio ha? Parlo della donna biologica, perché oggi le donne sempre più sono purtroppo, sono costrette a fare sempre più i maschi, a fare i doveri di maschi. Ma la donna biologica, il suo territorio è la caverna, è il suo nido, sono i suoi cuccioli. Questo è il territorio che la donna deve difendere. E la donna, come fate voi donne a sapere di avere l'uomo giusto vicino? Dovete ricevere 2P. Dovete sentirvi protette e possedute. Se manca una di queste 2P non funziona. Tante volte mi trovo delle donne e dico, sai, quell'uomo è bravo, buono, cioè i soldi sono importanti. Mi sento protetto, ma l'altro mi fa sentire posseduta. Non va bene nessuno di voi. Sono andato a fare un corso a Napoli, mi hanno detto, anche noi diamo le 2P, pesce e palla. Pesce e palle. Questa è biologia, non è sociologia, non è psicologia, non sono quelle cose, sono tutte cose antichissime. Addirittura voi non lo sapete ancora, adesso non posso dirvi tutte perché il tempo vola, ma noi tante cose le scegliamo, anche il giudizio estetico è dipendente dalla biologia. Siamo pochi uomini, ma abbastanza per rispondere alla domanda. Cosa guardiamo nelle donne? No. Cosa guardiamo nelle donne? Culo e tette. Perché guardiamo le tette? Questo è facile. Per?
Sì, però provate a chiedere un uomo, tu quando guardi le tette pensi al latte. Mica pensi a quanto latte c'ha. Le guardi, punto e basta. E perché le guardiamo punto e basta? Perché biologia non è una cosa mentale. Giustamente le guardiamo per un riflesso condizionato di miliardi di anni, per cui alla fine quella donna mi dà una garanzia di nutrimento verso il cucciolo che eventualmente andrò a fare con lei, ma siamo completamente ipnotizzati dalla biologia. E perché guardiamo il sedere? Come deve essere il sedere? Se non c'è niente non va bene, se è troppo grosso non va bene. È una misura che non ce l'ha insegnata la mamma al parro con il papà, il maestro. È una misura che è biologica dentro il DNA di un uomo. Deve essere quel tanto che basta in più, perché quella misura, chi ce l'ha dato questo codice estetico? Col sedere. No, noi guardiamo il sedere, non il bacino. Noi guardiamo le natiche, scusate, io vi sto portando a una modalità di ragionamento che spero vi si instilli piano piano. Cominciate a chiedere il perché delle cose, perché siamo troppo abituati. Io tante volte sento dire, ma loro dicono che, ma lascia perdere loro, prova a chiedersi tu. E non dire nemmeno l'ha detto Claudio Truppiano. No, non dovete credere, dovete verificarlo. Noi anche nel sedere abbiamo un codice biologico antichissimo, perché quando noi uomini tornavamo dalla caccia non avevamo preso la preda, o in momenti di carestia, chi vi dava una garanzia di nutrimento? La donna che aveva una riserva di grasso. E allora dice, ma loro sedere enorme andrebbe meglio? No, perché? Perché troppo grosso la donna non può scappare in caso di pericolo, è molto impacciata. Sono dei codici estetici antichissimi che noi ci portiamo dietro, ma non li sappiamo con la mente, li sappiamo con la biologia. Ecco il grosso ambito di scoperta fatto da quest'uomo, che finalmente ci fa capire quanta parte di sapere non era, era rimasta nel limbo dell'ignoranza, nel senso di non conoscenza. Dimmi. Quali sono le cause e la cura, per esempio, di un tumore al cervello in un bambino di 8 anni? Dove? Cervelletto. Beh no, è importante, ti ho fatto questa domanda perché la stragrande maggioranza dei tumori di bambini sono cervelletto. Però allora io devo sapere, grazie ad Anna, so che nel cervello ci sono 4 parti, cervello antico, le faccio vedere, giusto da capire, ma il cervello è fatto, questo è il cervello antico, è il tronco cerebrale, questo a ridosso è il cervelletto, qui abbiamo tutta la corteccia e dentro la corteccia abbiamo il midollo cerebrale. Queste sono le 4 parti del corpo che chi di voi avrà tempo e voglia o di venire a fare il corso sui mezzi dei libri, affronteremo una per uno, perché lì ci sono i relè di che cosa? Ci sono i relè di tutti gli organi del nostro corpo. Vi faccio vedere questa foto. Di solito non la faccio vedere alla conferenza, ma visto che non hai chiesto, te la faccio vedere. Questa è la dimostrazione dello studio che ha fatto Hammer. Queste sono 3 tacche di uno stesso paziente, e qui che cosa vedete riflessa? La curva che vi ho fatto vedere prima. Quando avviene una DHS, nella parte del relè collegato alla, non so se ve la faccio vedere, Anna ci ha messo la freccetta rossa, però io ve la faccio vedere, vedete questo cerchio abbozzato? Qui c'è il secondo, questa è la fase della DHS. Questo è un documento eccezionale che vi dimostra che nel cervello c'è il relè collegato all'organo, poi c'è il momento conflittuale, dura quello che dura, poi comincia la fase vagotonica e questa è la fase di riparazione. Le cellule gliali, in questo caso del midollo cerebrale, chi sa leggere un attacco cosa ti dice? Che questo signore è un osteosarcoma alla spalla destra, questo è il relè della spalla, questo è il relè dell'anca.
io leggendo un attacco so dirti cosa ha la persona senza vederla, e purtroppo loro te lo chiamano e ti fanno vedere la vostra foto del vostro cervello, così cosa vedete? Ti dicono che quello è un tumore, ma quello è l'edema delle cellule gliali, che in fase di soluzione hanno una loro fase di vagotomia. Se io sapessi questo e non andassi a fare radioterapia, a fare interventi invasivi sul cervello, ma accompagnassi questa fase, perché non ti ho detto che col tumore al cervello non si muore, qui è più facile risolvere il problema, meno facile è nel tronco, nella parte più costipata, dove la fase dell'edema rischia veramente di morire se è troppo. Perché ti ho detto che il cervelletto di bambini? Perché spesso nel cervelletto abbiamo tutti gli organi di protezione e purtroppo la fase cosiddetta tumorale delle cellule del cervelletto sono quelle coinvolte a seguito di un conflitto di attacco subito dal bambino. Però sapere questo, io vado ad accompagnare con la medicina ufficiale, dando quei rimedi, cortisone, posso anche fare un intervento chirurgico, non escludo se è troppo la massa, però devo sapere dove si trova nella fase conflittuale della persona. Però non io sto parlando dei tumori cerebrali, poi ci sono i tumori nelle meningi, meningioma, quegli altri che non fanno parte di questa domanda, però tutto ciò che è cervello è esattamente il riflesso di quell'organo che ha subito una certa fase conflittuale. Non so se ti ho risposto. Sì, ma io poi come lo curo? Ok, che allora? L'oggetto è questo, allora, questo è il famoso tumore? Ok, devo sapere innanzitutto se è vero quello che ha detto Anna, che se c'hai quel processo è perché hai avuto quel conflitto prima. E questa la verifica per noi è abbastanza facile, perché ormai sono 15 anni che lo verifichiamo. Io so che sono qui, devo vedere qual è la parte del cervello toccato, quanto è invasiva, quanto può essere necessario un intervento chirurgico per ridurla, ma di solito con un vasocostrittore che può essere il cortisone, che Amber dice addirittura che se vado a lavorare con degli astringenti normali, dal freddo alla, perdonatemi, la Coca-Cola, ma non perché si curi la Coca-Cola per il tumore, ma io vado a stringere l'edema dalla fase, io riesco ad accompagnare il processo finché non va a termine. Se è troppo invasivo, a volte neanche la medicina ufficiale, tanto meno Amber, ti risolve il problema. Perché come dire, se io cado dal primo piano mi posso fermare, ma se cado dal 20° piano è troppo la messa. Però Claudio non devo recidivare. Poi c'è l'altro problema che lei ha tirato. Lei è brava, sa già detto. Sa già lei. Il grosso problema, il motivo per cui si muore, sono due. Se la massa conflittuale è troppo grossa e quindi la fase vagotonica esce dal range del ritorno al ripristino del processo, oppure se la persona continua a recidivare il conflitto, e allora lì il corpo attiva sempre il programma, ma c'è un limite conflittuale oltre il quale non ce la faccio più. Però se tu mi dici c'è un tumore nella testa di un bambino, di un adulto, io devo vedere in quale parte delle quattro si trova, devo verificare la fase del conflitto se è veramente finita, questo è quello che vediamo. Io so perfettamente, se tu vai da un oncologo e dici c'è il tumore alla testa, perché metastasi? Mi dici come ha fatto la cellula tumorale dal fegato andare fino al cervello? Signori, lo sapete che non esistono le metastasi. Bella questa. Signori, chiedete a un oncologo per favore che vi dimostri, vi porti un risultato di una cellula tumorale che hanno trovato nel sangue. Mai stata trovata. Possono trovare al limite delle cellule squamose di certi tipi di tumori nelle vie linfatiche, ma sono quei prodotti di risulta che poi vengono metabolizzati nel fegato. Ma la vera prova è Anna che deve dimostrarti che cosa? Che se non esistono metastasi, perché queste persone hanno 1, 2, 3, 10 tumori non li trovano? Allora la risposta è semplice. Io, Anna, deve dimostrare che se un processo fisiologico è stato attivato da una DHS, il primo, il secondo, il terzo e il quarto è stato attivato dal secondo, terzo e quarto DHS. E questa è la prova che noi abbiamo fatto per tanti anni, ed è sempre la stessa. Non a caso quando ti fanno il primo esame di un tumore trovato, chissà perché il tumore ai polmoni viene dopo.
Perché il tumore polmone, signori, è esattamente la risultante di una ricassa del panico del morto. E purtroppo spesso è causato da diagnosi che ti vengono propinate. Io ho avuto un caso di una signora che aveva un tumore alla vaie, ha girato 5 oncologi. L'ultimo oncologo per quale si era rivolto ha portato i referti. Questo chiama il quarto oncologo, parla al telefono ma si dimentica di togliere il viva voce. E l'altro, il quarto, dice lasciala stare, quel tanto è morto il mese prossimo. Erami davanti. Tempo 20 giorni della sua maggiore, mi è venuto tutto male per me. Lo salutavo, mi dicevo, no, indubbiamente vi chiedo scusa nella misura in cui sono andato a toccare argomenti abbastanza forti e non è certo una conferenza che esaurisce argomenti di questo genere. Qui siamo di fronte a una rivoluzione del sistema, non vi ho dato una pillola nuova, una tecnica nuova. Siamo di fronte alla lettura del corpo umano in modo diverso. Siamo lì, lo dobbiamo semplicemente verificare, però credetemi, io mi considero un fortunato. Mi è piaciuto il discorso che ha fatto Rita dicendo questo seme che è stato gettato. Queste cose qui non le sentite divulgare sui giornali perché c'è l'ordine tassativo di non parlarne. Perché se tu parli di questo, quante medicine vi ho detto di prendere stasera? Quanti interventi? Si tratta di ridare, ma la vera paura che fanno le scoperte di Anna, che se tu conosci e sai gestirti, ti togli la paura. Dimmi. Ma allora le diagnosi, tutte queste diagnosi che si fanno ogni anno, la mammografia dopo i 45 anni, ogni anno le innescano tutto, non so chi di voi la fa la mammografia, non è come andare al cinema. Questo stilicidio di, che per carità, lasciatemi dire una cosa, penso, spero che siano in buona fede, perché adesso è uscita la chicca, la ciliegina sulla torta a Milano, non so se l'avete letto il mese scorso, hanno scoperto un esame del sangue che ti dice se avrai il tumore ai polmoni fra 2 anni. Ma non solo ci avranno ragione, verrà prima, perché se voi andate a fare l'esame del sangue, vi dico guarda che fra 2 anni avrai il tumore ai polmoni, ma ce l'hai dopo una settimana. Ma guarda, ci avrà ragione, mi è arrivato subito dopo. Guarda. Dipende dall'esame proprio del singolo caso, non c'è più protocollo qui. Io ho l'individuo, devo andare con gli strumenti della medicina ufficiale, chi può negare il valore di una PET, di una scintigrafia, tutti esami straordinari. Se io ho una massa tumorale nell'intestino, che so che sta facendo un processo, sta andando in riduzione, io non lo opero. Ma se c'è la massa troppo grossa, io devo operare. Ed è tutto un discorso che va, non può essere, non può esplodere nella sua bellezza queste scoperte se non quando arriverà la medicina ufficiale che ti supporterà con i suoi strumenti a fare questo. In effetti io penso che la parte che funziona meglio della medicina sia la chirurgia. Brava. Perché fanno delle cose stupende. Perfetto. Anzi, se vuoi togliere tutti i pezzi, esatto, quello che non serve, va bene. No, a parte la battuta, sono d'accordo, perché i grandi successi vantati dalla medicina sono proprio gli interventi chirurgici, perché se io, scusatemi, ho un processo di riparazione al dotto mammario, che io so che cos'è il carcinoma duttale infiltrante, so perché va avuto a destra e a sinistra, so che cos'è, so che è una fase di riparazione, e come tante donne che ormai abbiamo seguito, semplicemente facendo nulla, se veramente il conflitto è finito, il seno va a posto. Se però io tolgo il seno, va bene lo stesso, c'è una differenza, no? Perché poi la chemia di per sé non ammazza. Se io tolgo un seno, faccio la chemia, mi devastano, il corpo non muore per la chemia,
tempo un mese dall'ultima chemo, il corpo riprende il suo processo ordinario. Quello che ammazza purtroppo è una cosa sola, si chiama morfina, è quella che ti porta. Quando sento dire è morto il tumore a seguito, no, non si muore il tumore a seguito. Cosa mai? No, poi ho avuto la metà, ok, ho avuto un altro conflitto, le ossa, poi i polmoni, e sì, ho capito, e poi gli ha dato morfina. Sì, all'ultimo gli ha dato la morfina, no, non è morta di tumore a seguito, è morta perché all'ultimo gli ha dato morfina, perché la morfina è che ammazza, ricordatelo. Che senso? Eh? La morfina ha quattro effetti devastanti. La morfina ha quattro effetti che sono devastanti. Non sto dicendo che la morfina non abbia un suo valore farmacologico laddove sono in una fase conflittiva, in fase sintomatica acuta. Se ho un grosso incidente stradale, se sono in una fase pesante di dolore, la morfina può essere utile. Ma se io do la morfina, voi sapete che la morfina ha quattro effetti, sono quattro effetti, uno è l'effetto rebounding. La morfina non è un antidolorifico, non è un antinfiammatorio, la morfina fa reset, annulla completamente il processo. Per il corpo che sta facendo un programma biologico sensato, vedersi l'annullamento totale, perché la morfina lavora sui recettori delle nostre endorfine, non è, è assolutamente antibiologico bloccare tutto. Io sto bene quando prendo la morfina, grazie, blocco tutto. Però cosa fa il corpo dopo? C'ha l'effetto rebound, cioè io non solo ho male, io ho male in tutto il corpo. Chi l'ha provato? Io l'ho provato una volta quando ero stato operato di appendicite anni fa e l'ho pagata dopo il ritorno del dolore. Allora se tu hai ancora più dolore cosa ti danno? Più morfina. E vai avanti in un'escalation dove si partono gli altri tre effetti. Quali sono? Uno che attiva la DH. La DH è l'ormone antidiuretico che regola l'equilibrio idrico nel corpo. Chi prende morfina cosa fa? Gonfia, non va più in bagno. Cioè non urina più. Secondo effetto, blocca la peristalsi della muscolatura liscia, non va più in bagno di corpo. E lì pompe di lassativi per cercare di non andare. Terzo effetto, ha una depressione respiratoria, specialmente quando il processo insiste sui polmoni. Voi sapete che la codeina, per esempio, viene data il principio attivo della codeina, è un derivato della morfina, un derivato, no? E siccome questo effetto di bloccare la peristalsi consente di dare la codeina a chi ha la diarrea, grazie, cioè l'effetto negativo lo usano in positivo perché ti blocca la peristalsi. Oppure quando uno non è spettorato, siccome va in depressione respiratoria, blocca l'attività secretoria del buco dei polmoni. Cioè sono, comunque al di là della codeina, la morfina ha questo effetto di bloccare la peristalsi, blocca la diuresi, blocca la respirazione, ma soprattutto aumenta a dismisura i dolori. Voi capite che da qui a morire ci basta poco. No, quelli sono antidolorifici o per dormire, qui non c'è un film. Però io sono andata a studiare tutti gli effetti collaterali e ho comunque scoperto che lui aveva tutti gli effetti collaterali di questa medicina. Sì, sì, no, questi sono gli effetti dei farmaci, ho capito? Però benzodiazepine lavorano proprio sullo stato dell'insonnia piuttosto che non sugli aspetti psicotici in generale. Tutti gli effetti collaterali sono conseguenti. Io non sto qui condannando i farmaci molte volte sono utili, sono anche di salvavita, ma adesso io li devo dosare sapendo di questa curva. Ma se io non so questa curva e non so che la fase dolorifica, se voi volete andare a leggervi una bellissima storia della signora Marisa Rossi che ha pubblicato un libro, Volare più in alto di un aquilone, il libricino che trovate da Macro Edizioni, lei ha raccontato la storia di come l'abbiamo seguita con il mieloma multiplo, ha passato 8 mesi con dei dolori infernali, ma lei sapeva, conoscendo molto bene Anna, sapeva che o ce l'avrebbe fatta oppure sarebbe stato troppo il passaggio. L'abbiamo sopportata con antidolorifici, è arrivata ad avere dei valori di emoglobina allucinanti, c'è stato bisogno di una trasfusione, cioè sono i supporti tecnici medici, ma lei è uscita, adesso ha scritto il libro, è felice, perché divulga Marisa Rossi.
lei è stata 8 mesi nei dolori, ma basta saper dosare i farmaci in modo giusto. Ma soprattutto lei non aveva paura. Perché se tu hai dei dolori, c'hai paura, i dolori sono più di 1000. Se tu hai un osso rotto per un incidente, una frattura, e hai dei dolori forti, è diverso da vivere il dolore di una diagnosi, cioè del dolore forte ti dicono che è il osso sarcoma che ti sta mangiando. L'epilessia sono gli attacchi, sono crisi epilettoidi. Di quale epilessia sta parlando? Perché anche lì col termine epilessia mi danno attacchi epilettici proprio, motorio. Non saprei molto più. No, perché la parola epilessia molte volte è come la storia del Parkinson o della sclerosi della SLA, sono etichette. Se mi parli di epilessia come attacco epilettico motorio, allora ti dico per certo che sono crisi epilettoide di movimenti bloccati di giorno. Per esempio un attacco epilettico banale, il bruxismo, non so sapete cos'è il bruxismo, di notte di grigni denti, perché? Chi ha avuto il bruxismo? Oh, ecco, ora facciamo la prova. Il bruxismo cos'è? È la fine di è la continuazione di un blocco motorio di non essere riusciti a mordere qualcuno di giorno. Mordere da cattivo proprio. Ho litigato con una persona, sono rimasta lì bloccato, vado a dormire, mi rilasso, la crisi epilettoide è la fine di quel blocco motorio. Così come vuoi vedere una crisi epilettica di un bambino? Vai a vedere quei bambini che hanno fatto il vaccino e per farlo sono stati costretti a bloccarlo. Lui urla, piange, il bambino viene bloccato, poi alla fine riescono a piantargli sta lancia nella gamba, nel braccio, va a casa, finisce di piangere, gli danno le gambe, il gelato, va a casa, si addormenta, di notte la crisi epilettica. Volevo fare una domanda, il dottor Hammer ha lavorato anche sulla fase di prevenzione legata alla risoluzione del conflitto che poi ci porta a non essere recidivi nel sintomo? Questo è un cibo, sei un cibo. Questa è una domanda, scusa, ma battuta, perché questa, l'unica cosa vera dei mancini che è stata detta cos'è? Il tiro mancini, mancini lavorano in testa, noi le scrive, siamo dei bestioni, ma il mono mancino è più acuto, non era per dirti che... No, ripetimola per me. Anna? Avevo chiesto, visto che chiaramente c'è il conflitto che poi ci porta nella malattia degenerativa fino alla morte anche prematura, la domanda era se il dottor Hammer aveva studiato anche il modo per risolvere una tecnica per risolvere il conflitto che poi non ci porta ad essere recidivo nel sintomo. Sì. Okay. Questo è quello che parlavamo prima della cosiddetta prevenzione. Voi potete fare questo esempio. Noi veniamo al mondo, siamo come dei contenitori, più o meno tutti uguali. Man mano che cresciamo, voi genitori, voi la situazione, voi la vita che facciamo, ci consente di crescere sia ormonalmente, sia intellettualmente, sia proprio come maturità, e questo contenitore aumenta la sua capacità di contenimento. Quanto più io sono forte, e qual è la vera forza di un individuo? Non è la rigidità, la vera forza dov'è in un individuo? È la flessibilità. La flessibilità è solo una prerogativa delle persone centrate, mature. Quanto più hai questa dinamica di forza, tanto più hai la capacità di contenere situazioni conflittuali anche molto forti e risolvere in tempo utile. Se tu rimani un ingenuo, sapete chi è un ingenuo? Vi siete mai chiesti il significato della parola ingenuo? L'etimologia della parola ingenuo, nessuno lo sa? In genus, ai tempi dei romani, genus era la famiglia ricca. Uno nato in una famiglia ricca, non è che solo perché diventa una famiglia ricca diventa un ingenuo, ma se vivi chiuso in una campana di vetro, coccolato, il bomboccio, appena ti mettono sulla strada fai poca strada. Quindi l'ingenuo è quello che ha la capacità di contenimento più ridotta, lo prendi, lo metti di fronte in una foresta da solo, fa poca strada.
perché alla base di tutte queste leggi c'è la legge della natura, vince il più forte, e questo è giusto. Ma la forza non mi viene data dalla mia capacità di pagare. Di certo chi ha più soldi ha più facilità di gestire certi conflitti. Giustamente Amer dice, uno che ha tanti soldi non avrà il tumore al fegato, quello del parenchima, perché il tumore al fegato viene a seguito del conflitto di morire di fame. Il tumore al fegato per cirrosi invece è il conflitto di rancore, allora magari è facile che ce l'abbia per lui. Perché poi ogni organo va studiato a seconda dei tessuti di cui è composto. Però la prevenzione vera è quella di, primo, conoscere la bellezza del mio corpo e quindi togliermi la prima barriera, la paura. Poi rimango, come mi diceva alla fine di un corso una studentessa di medicina, la quale era tentata di non finire più, diciamo, no, laureati così, mi ha detto, è bellissimo quello che ho appreso in questi giorni, ma ora mi sento responsabilmente solo. E questo è vero. Però io sono molto più forte dopo 15 anni di studio, perché io non vivo più come una volta pensando che il mio corpo domani mattina fa la cellula cancerogena, perché è stupido. Non vivo, se mi capita qualcosa al mio corpo so perché è avvenuto, non lo gestisco. Poi non esclude che possa aver bisogno di un medico laddove faccio un incidente, cado, mi viene una tegola in testa, vado, mi faccio supportare. Ma è diverso l'atteggiamento verso il mio corpo. La paura sulla quale lavora il dottor Hammer è la paura in generale o la paura di degenerazione della malattia? Quella è una. Quindi lavora sulla parte emozionale voi? Sì, ma la paura, biologicamente la paura è utile. Perché sì, se voi domani mattina attraversate la strada senza paura, sì, fate poca strada. La paura è utile, ci tiene in vita. Il panico della morte è un'altra cosa. La paura frontale è un'altra cosa ancora, che tocca il mediastino. La paura e lo spavento, che non è paura, è una modalità di vivere la paura tipica delle donne. Le donne quando hanno il primo spavento, dove picchiano? Sulla laringe. La fonia di una donna, la donna perde la voce non perché ha preso freddo, perché c'è la corrente d'aria, la donna va in calo di voce qui nella fase PCLA, c'è la vuol dire post conflitto di SIA, quando ha risolto il conflitto di spavento. Se poi ti fa piacere credere che hai preso la corrente d'aria, va bene, credici, ma tanto va via lo stesso da solo, tu ti prendi tutte le schifezze che vuoi, tanto comunque va in soluzione. Perché prima di finire questo incontro di stasera vorrei mandarvi a casa con una domanda che io considero una domanda intelligente. Non so quanti di voi se la siano fatta. Se voi prendete, affittate un bel pala congressi e riuscite a portare tutti i terapeuti del mondo, medicina ufficiale, omeopatica, cinese, ayurvedica, metteteci Padre Romano Zago con la grappa al mele, Simoncini, metteteci metodo Gerson, Pantellini, Di Bella, metteteceli tutti, metteteci anche lo stregone della Mazzara che ha qualche titolo, fa terapia, ok? Quando siete sicuri di avere tutte le terapeute del mondo, chiudete le porte e fate questa domanda, tirate fuori dal bussolotto il nome di una malattia qualsiasi e chiedete loro chi può dire di aver guarito quella malattia, almeno una volta. Siete d'accordo che tutti alzano la mano con cognizione di causa, però alzano la mano? Allora com'è possibile che con tecniche completamente diverse tutti possono dire di aver guarito? Poi fate la seconda domanda. Chi di voi può dire che tra i loro pazienti non abbiano avuto un morto? E tutti alzano la mano. Allora, le due domande. Com'è possibile che tutti con tecniche diverse possano aver guarito e tutti hanno i loro morti? Perché Hammer te li mette a sedere tutti, perché questa curva è la curva bifasica energetica di tutte le forme vitali. Se tu sei qui, sei in normotonia, questo è il giorno, questa è la notte, sono tutte le fasi bifasiche normali, no? Se arriva la DHS tu entri in un programma speciale, se lo risolvi hai il programma della vagotonia, se ritorni in normalità. Ma il disagio che ce l'hai nella fase di risoluzione
è quello che finora la medicina ha chiamato malattia, tu lo puoi sostenere, aiutare, ci fai i rituali con le frasche d'oliva intorno al corpo, o gli fai qualsiasi terapia che vuoi, se tu non impedisci questa fase, la fase va in soluzione. Poi senza nulla togliere quello che io sostengo al valore scientifico invece della medicina ufficiale, che nel suo procedere scientifico, lasciatemi dire con la presunzione che sia il migliore, io posso aiutare con la chirurgia, con un farmaco, posso aiutare a contenere la fase malattia. Ma la prova di Hammer te la danno tutte le guarigioni e tutte le morti che voi leggete sui giornali, perché questa è una curva biologica. Ti chiedo una cosa, io ho un paio di anni che soffro di dolore alla banda a parte sinistra. Anca? Anca, non sapevo niente, quindi non sono tenuta, perché anche i dolori specifici, niente, quando anche parlando. Perdonami, sei mancino o destrina? Sì. Hai fatto la prova? Sì, l'ho fatta, mi viene quasi in mezzo, ecco. Guarda, no, attenzione, c'è qualcuno di voi, oh, scusa, poi. Ho battuto le mani così, dritte. Si può cambiare spesso a battere le mani? Tutti possiamo battere in un modo o nell'altro, la prima volta che in cui uno batte le mani vedi come ti viene più naturale batterle. Tu hai battuto le mani dritte? Ci sono altri che hanno battuto le mani così dritte? Allora, quando c'è una persona, adesso io ve lo accenno ma non vado a fondo, perché c'è rispetto, sarà meglio. Mi separata sede. Aspetta, finiamo con la poi se volete lo spiego. L'anca sinistra? Sì, e allora siccome lei mi può sentire prima che diceva che quando fa male aspetta che ti passa. Sì. Per vuol dire che in fase del futuro. Sì. Sto aspettando da 2 anni. Sì. Cosa vuol dire? Penso che avrò un miglioramento, non mi sono mai curata, non ho fatto niente. Ok. Posso chiederle, il dolore è costante tutto l'anno in maniera uguale o va un po' su o per un po' su, ok, se è vero quello che ha scoperto Hammer, io non conosco nulla della sua storia, certo. Lei è destrivane, ok? Sì. Lei ha figli? Sì. Quanti? Una. La mamma c'è? Sì, sono sorella della Rita. Ecco. Adesso qui giochiamo in casa. Sì. Vado avanti. Certo. Ti chiedo per ciò che non te la mando. È venuta da mamma, pensa. L'ho fatta venire apposta. La mamma come sta? Bene. Bene. Dove vive la mamma? Attualmente bene, sì. Qua arriva. Qua arriva. Qui arriva, ok. Sì, sì. Allora, l'anca, per capire il conflitto dell'anca, vi faccio vedere una foto che forse parla meglio per capire la dinamica conflittuale. Se parliamo di anca, attenzione, che non sia l'acetabolo del femore, è la parte interna del bacino. Mai fatto una radiografia? Sì, l'ho fatta e ce l'ho vista. E cosa dice? Osteolisi nell'anca? Sì, probabile, non sono molto. Ok, no, l'importante è che, perché vedete, quando facciamo queste analisi, dobbiamo essere sicuri dell'organo, però siccome lì c'è il femore, che si inserisce dentro l'anca, a volte no, può... è più anca. Quanti anni ha la figlia? 40. Adesso io non vado più a fondo di un aspetto di privacy personale, però in generale dico il conflitto. E quando c'è stata una situazione di relazione o con la mamma o con i figli o con chi viviamo come tali, perché attenzione, chi è paragonabile ai figli sono, lo dico per completezza del discorso, chi è paragonabile ai figli, chi sono? Gli animali. Solo chi di voi è animale sa cosa vuol dire il rapporto tra proprietario e animale, perché l'animale viene vissuto anche come figlio. Allora, di queste 3 figure, chi ha vissuto come, è una, siccome picchia l'osso se la situazione del dolore, da 2 anni a questa parte, da 2 anni che sono? Sì. Ok, bisogna rimettere insieme questa curva sapendo che il dolore è qua, ma se dura da 2 anni vuol dire che c'è una recidiva di una situazione di non riesco ad accogliere, a trattenere o la mamma o il figlio o l'animale. C'è una situazione di non mi sento abbastanza
Allora io te lo faccio vedere con una foto, perché questa è la dinamica biologica. Scusate. Questo è la base del conflitto biologico, qualcuno che io tengo con me, e nella misura in cui questa persona, che sia la mamma, che non riesco ad accudire come vorrei, che non riesco alla figlia, la figlia è sposata? Sì. Ok. I nipoti ce ne sono? No. No. Da quanto è sposata la figlia? Che sono insieme 17 anni, che sono sposati 4. 4. Vuole, riesce, non riesce ad avere figli? No, non le vuole, eh? Non li vogliono. Non lo so. Lei li vorrebbe? Una fagiolo? Sì, può essere questo. Non è facile, no, ma questo è, no, ringrazio della disponibilità, non è facile portare i casi. Perché qui c'è tutto il convincimento della maternità, non riesco ad tenere qualcuno. Due anni fa c'è stata una dinamica di, non di scontro, di dialogo con sua figlia. Ne abbiamo parlato, sì. E lei ha detto che non vuole figli. No. E lei è contenta. Cioè mia figlia? No, lei. No. Mi fermo? Sì, sì. Ok. Grazie. E comunque... E, diciamo la cosa della signora lì, ho avuto per due anni fino all'anno scorso, per oltre un anno e mezzo, forte dolore all'anca destra, e ero andato a fare radiografia. Sei destrema? Destrema? Sì, sono sempre stato destro, però faccio sempre più tante cose con la sinistra, diciamo. E... qui stai prendendo un libro, però voglio dire, allora, dolore sull'anca destra. Destra. Mm. E, sì, ho fatto radiografie, ecografie, risonate, e il risultato da due ortopedici a pagamento, uno protesi e l'altro raschiatura delle ossa dell'anca. Poi un'amica mi ha parlato, ma c'è quel medico, il dottor Brazzo, gli ha detto, io non sapevo cosa facesse, no, non avevo nessuna idea, però ho percepito che è il medico giusto. E sono andato, ho avuto l'armamentario e lui l'ha spostato con la mano, ha fatto mille domande, e dopo ho guardato la mobilità della gamba e dopo guardiamo cosa c'è dentro, no? Quelli lì è meglio che vado a studiare un'altra volta, e mi fa, prendi una corda del diametro dell'altezza, siedi di dentro 20 minuti al giorno per 22 giorni e fai quello che ti pare per i 20 minuti lì. Aspetta, e no, è andato via. Sì, no, quello che stai dicendo è una cosa che gli altri non capiscono, perché qua sembra che siamo in stregoneria, no? No. Queste sono dinamiche che spostano da una situazione di identità di territorio, perché va spiegato, come l'ha detto lui, sì, ma ha fatto fare facile, no? Ha preso le frasche, ho fatto... No, questa è una dinamica tipicamente di non riuscire a gestire il mio territorio, quella è una cosa... L'ha capita, no? Qui sei andato oltre le terapie. Sì, il primo esercizio, quello di fare qualcosa di interessante, lo facevo già, quindi l'ha saltato per fare il secondo, fai una corda e mi ha spiegato così. Okay, ma il primo esercizio cosa ti ha fatto fare? Il primo esercizio cosa ti ha fatto? Quello lo facevo già, mi occupo di fare tante cose piacevoli per me. Okay, okay. Però il concetto è che quando c'è un dolore che si protrae, vuol dire che si protrae la dinamica progettuale. Che poi da qui a spostare la persona dal conflitto non sia facile, siamo qui a condividere l'auspicio che un giorno aumenteranno sia i terapeuti ma soprattutto la legalità di questo approccio, dove peraltro non è facile nemmeno per i medici destrutturare questa impostazione, perché loro ormai hanno un protocollo. Tu hai un sintomo, c'hai quel farmaco uguale, se quel farmaco non va bene lo prendi poi di più, lo cambi, ma vai continuamente ad alternare farmaci, ma tu come individuo non esisti, il tuo vissuto non viene preso in considerazione. È vero. Sì, no, io dico questo, la visione che io ho è che il medico deve avere la scienza in testa e il cuore nelle mani, ma il paziente deve essere partecipe e responsabile. E il lavoro diventa simmetrico, non diventa sudditanza, io sono in fondo al pozzo e il medico mi tira fuori. Questo lo so che è più comodo per tante persone, ma non è così. Poi se una persona viene da me e gli faccio delle domande, cioè, cosa se me ne frega del mio vissuto, però non si preoccupa, vado pure dal medico, per la
la medicina giusta. Ma la lettura delle patologie è collegata a, per esempio, di Rudiker, per cui è una visione, nel senso che ogni patologia è legata a un vissuto o a una situazione, allora, che non si riesce a risolvere. No, allora, i fondamenti di quello, io vorrei che chi di voi si ferma a questo livello di stasera almeno avesse chiaro i due pilastri delle scoperte di Anna. Primo, finalmente conosciamo la causa delle cosiddette malattie, che è sempre un nesso biologico, non psicologico, non emotivo. La biologia sono questi cinque conflitti che attivano questi cinque gruppi di organi, tutti alla stessa maniera. Seconda scoperta è che il mio corpo, quando è chiamato ad attivare la curva, lui fa un programma speciale, biologico ma sensato. Io, forte di questa accezione, posso lavorare col paziente per aiutarlo a uscire dalla recidiva o uscire dalla massa conflittuale con una medicina ufficiale. Che poi uso altri sistemi, posso usare l'agopuntura, altre cose, anche ci sono tanti. Nessuno può negare il valore di tanti principi attivi nell'erboristeria, per carità, tutto va bene, ma devo sapere dove si trova il paziente e soprattutto non lo devo riempire di paura. Ma dove si trova, dal punto di vista della sua perdita personale, del contesto, della soddisfazione, della realizzazione, della frustrazione, Scusa, mi avete tirato fuori 5, uno più grosso dell'altro. Frustrazione, svalutazione. No, non ho capito la domanda. Allora, devo aiutare il paziente a capire. Allora, l'organo, innanzitutto l'organo mi dice cosa ha vissuto la persona. Ok? Io so che c'è questa curva. Se arriva una persona con una sintomatologia in un organo, io so già cosa ha vissuto quella persona. Primo, so dove si trova la mia curva. So dai tempi che lui mi dice se la sta recidivando o meno, dopodiché io lavoro sul conflitto. Ma è chiaro che bisogna sapere, spero che stasera non andiate a casa come io 15 anni fa non ho dormito tutta la notte, spero che domani qualcuno non dorma questa notte, però a parte la battuta, io spero di avervi dato così un tardo, un elefante, un orecchio. Per poi, cercate magari di leggere un libro, poi magari ci si vede, ma l'importante è cominciare a studiare, bisogna avere in mano le conoscenze di questo. Perché se tu conosci, e poi è molto semplice, guardate che leggere un libro di Amo a volte è un po' difficile, ma ci sono tanti testi in circolazione che sono molto semplici da leggere. Una volta che tu ti metti nella condizione però di ascolto, e non ti metti nella condizione di resistenza e devi con l'onere di venire da me, dico da me per andare da Anna, e dire caro Claudio, guarda che questo che hai detto è sbagliato, allora lo studiamo insieme in modo intellettualmente onesto e se è vero quello che dici andiamo da Anna, lui brucia tutto. Però io vi posso dire, in 15 anni il gruppo di studio che è stato fatto da molti medici abbiamo portato avanti con tanti, tantissimi casi, è sempre una verifica. A parte, poi lo puoi verificare di volta in volta, però devi sapere anche fare le domande giuste, devi proprio fare le domande giuste, devi sapere che manca a sinistra e manca a sinistra, con una situazione conflittuale ben precisa. Posso chiederle una cosa per curiosità? E la psicologia in tutto ciò dove... Entra molto la psicologia con tutte le tecniche terapeutiche, entra qua. Cioè se io sono nella fase di riparazione o sono in una fase di recidiva, se per esempio io trovo una persona che è in una fase conflittuale, ti faccio un esempio, mi è capitato il mese scorso, ho incontrato un signore che sono 40 anni che è in conflitto attivo con il cognato e non l'ha mai risolto. Perché? Perché quando lui si è sposato con la sorella di questo, con la sorella, il cognato ha tentato di violentare la moglie, cioè questo l'ha sposato con la sorella, il cognato ha tentato di entrare in casa e violentare. Da quella volta lui non gliel'ha mai più perdonata. E vivendo vicini di casa, lui cercava, sono 40 anni che è costretto a fare dei giri strani,
lui vive con la rabbia da 40 anni. Allora lì devi prendere la persona e riuscire a spostarla da questa situazione. Chi lo può fare se non un ottimo psicoterapeuta? Tutte le tecniche migliori le stiamo valutando, le stiamo affinando. Chi conosce le costellazioni familiari, psiche, affettive, ci sono tantissime tecniche che aiutano a destrutturare una situazione complicata. Ma questo è il futuro della, che associato a tutto l'intervento farmacologico, clinico, chirurgico, dovrebbe venire fuori una medicina nuova. Vuoi sapere perché? Perché? No, adesso te lo dico. Com'è che batte? Quindi non sai se sei vicino o destrino? Tu scrivi con la destra, noi non sappiamo veramente. Allora, quando una persona batte le mani così, in questa maniera, bisogna avere un po' di rispetto, dico rispetto nel senso che sapete che c'è una persona che ha avuto qualche problema col papà. Da piccolo. C'è stata una situazione in cui la parte dominante è rimasta come un po' bloccata, nel senso che non riesce più a fare la torsione e si tende a non girare la mano. Cioè c'è stata una dinamica di non riuscire, papà non c'era ma non c'era. Situazioni più forti, tipo papà che si separano. In quei casi lì, per sapere se sei vicino o destrino, ne metti le mani sul tavolo, le appoggi, e poi parti con una e vai a picchiare sulla schiena. In teoria dovrebbe partire la dominante. Oppure la prova del 9 ce l'hai senza curartelo, soffri meglio in cranio. Bene, allora, senza augurartelo nel futuro, io ti dico, l'emicrania è questa fase rossa, la prima, e tu emicrania cosa vuol dire? Mi parte, mi fa male a destra o a sinistra. Ok? Allora, tu, una persona ha male, ti ricordi le relazioni che l'ho dette prima, no? Se alla domenica hai male alla parte destra, qua, destra, e al sabato hai avuto una questione col partner, col papà, con qualcuno, vuol dire che sei destrino. Se invece tu il sabato hai litigato con mamma o figli, vuol dire che sei un cibo. Cioè, se ti fa male sempre a destra? Allora vuol dire che c'è una situazione conflittuale sempre con qualcuno sulla destra, vai a vedere chi è questo qualcuno. Se è mamma o figli, vuol dire che sei mancina. Se il dolore ti viene il giorno dopo che hai avuto una questione sul lavoro, con partner, con papà, vuol dire che sei destrino. Ma in questi termini la malattia si manifesta nell'ambito relazionale? In questo caso sì, perché parliamo di organi che sono stati coinvolti dalla relazione. Ma la relazione ce l'hai solo negli ultimi quattro conflitti. Il primo conflitto del boccone non è un organo relazionale, è il boccone mio che io devo assumere. Bene. Ma dicevamo prima delle malattie dei bambini, dei piccoli. Sì. Quindi può essere che il DHS sia avvenuto ancora nella fase della gravidanza? Infatti il momento in cui iniziano i conflitti non sono dal momento della nascita, i 9 mesi di gravidanza a tutti gli effetti sono potenziali momenti in cui addirittura il bambino in gravidanza ha doppio conflitto, può avere un conflitto diretto su di lui, tipo cadute, colpi, rumori vissuti dalla madre, oppure il conflitto indiretto vissuto dalla madre. E i processi però sono sempre gli stessi. Dipende a quale mese del 9 è stato subito il conflitto e dipende a quale organo era in formazione. Però molti conflitti avvengono negli ultimi mesi di gravidanza, perché voi sapete che al giorno d'oggi la gravidanza non è più una cosa naturale, è gestita come una malattia. Vieni sottoposta a mille esami, con tutto il rispetto
di quello che è l'intendimento, che non me lo toglie nessuno dalla testa, che purtroppo è speculativo, ma diciamo che va bene per cercare di aiutare mia madre a prevedere o prevenire certe cose, ma quando questi trattamenti diventano invasivi vanno a minare la normalità di una gravidanza. Queste bombe di ecografie, compresa la morfologica, o addirittura con le mamme che si vogliono fare la foto tridimensionale e sottopongono a ore di questi microondi, di questo microonde per chiamarlo, di questo ultrasuoni, è chiaro che il bambino per lui è un continuo attacco subito. Ecco perché i bambini non si girano, hanno il cordone ombelicale intorno al collo, hanno problemi motori, cioè nascono con dei deficit, semplicemente perché li bombardiamo inutilmente. E l'aborto spontaneo è... L'aborto, c'è due tipi di aborto, se la donna, perché questa è la curva anche di una gravidanza, la DHS è il momento del concepimento, la fase conflittuale dura 3 mesi, parliamo di fase conflittuale biologica, la donna nei primi 3 mesi ha le mani gelide, 3 mesi, un giorno le mani calde. Se volete sapere a che mese è di gravidanza, date la mano a una donna e vedete, nei primi 3 mesi ha le mani fredde. E sono i momenti in cui la donna vive una sorta non di disagio, sono tutti quegli schermi, quei filtri che la natura fa alla donna in gravidanza. Perché la donna nei primi 3 mesi ha per lo più nausea? Che succede? Perché c'è qualcuno anche in gravidanza? No, no. Perché la donna nei primi 3 mesi ha nausea? Perché sta male, ha mangiato male. La nausea è un filtro biologico che la natura mette alla donna per salvaguardare il bambino. Non passano odori forti, spezie, fumo, non passano cose che possono nuocere al bambino. Quando ha superato i primi 3 mesi, o meglio, scusate, se l'aborto spontaneo avviene nei primi 3 mesi è perché la donna ha avuto, sta vivendo una situazione in cui magari mentalmente vuole il bambino, ma biologicamente è nella condizione di non poterlo avere, o perché magari è solo, o perché non ha abbastanza sussistenza per tenerlo, è in una situazione di difficoltà, non può più andare a lavorare. C'è tutta una dinamica per cui la donna, non potendo avere il bambino biologicamente, lo vuole magari con la testa e col cuore, ma il cuore non c'entra niente, deve andare sulla biologia. Allora lì puoi avere l'aborto spontaneo nei primi 3 mesi, cioè la donna che non è pronta. La fase PCLA è la fase dei 6 mesi, la crisi epilettoide del parto, l'ultima fase è la fase dell'allattamento. Se la donna perde il bambino nei 6 mesi di gravidanza, gli ultimi, è perché c'è stato un conflitto troppo forte vissuto dal bambino, ma in questo caso esterno. Prego. Io ho avuto mio padre morto da tumore al polmone, appunto, e come diceva lei, di solito è una persona che ha paura e panico della morte, giusto? E questo lo riconoscevo anche nella parte mia. Difatti ho voluto affrontarlo perché nell'arco della mia vita si verificava sempre, sin da piccola in su, un urlo di notte pazzesco che non capivo da dove proveniva. E quel giorno lì, chissà perché, ho detto affronto la morte davanti appunto con mio padre. E da quel giorno non ho più urlato dopo. Secondo lei, appunto, è stata una cosa... Sì, questa era una... È stata... Infatti io ho detto, come mai non urlo più adesso? Prima, ma un urlo che sentivano a 5 km. Cioè, no, non esagero. Di notte ormai. Sì. Ma questa è la sua crisi pubertoide di un blocco di Avevo paura anch'io come lui della morte alla fine del panico. Sì, no, ripeto, la paura della morte l'abbiamo tutti come a livello biologico. Quando diventa panico della morte, allora il corpo si difende, però l'urlo è una difesa. Sì, ho ben capito, perché si scaricava dell'energia, perché sembra al limite, c'era contro. Capito? Però le sigarette non fanno venire nessun tumore ai polmoni. Infatti, mio padre fumava 2 pacchetti di sigarette. No, attenzione, non uscite di qua dicendo che le sigarette fanno bene. Le sigarette fanno male, nella misura in cui lo vedete dalla reazione. Credo che tutti forse una volta abbiamo messo in bocca una sigaretta, cosa fa al corpo?
hai le convulsioni, butti fuori, no? La sigaretta fa male nella misura in cui butti dentro nicotina, catrame, tutti questi veleni, ma il corpo di fronte all'ingerimento di queste sostanze tossiche cosa fa? Prima cerca di espellerle aumentando il muco. Quando io continuo a fumare, a buttare giù schifezze, cosa fa il corpo? Incapsula, chiude queste sostanze organiche che sono idrocarburi di fatto, non può scioglierli e li incapsula. E guardate, i polmoni dei fumatori sono di tutti i colori, ma non viene il tumore per quello. Tu a seguito di tante sigarette puoi avere l'enfisema polmonare, che è solo una lacerazione della trama, dello strappo dei polmoni, ma quella è un'altra patologia. La prova qual è? Che tu hai persone che non hanno mai fumato una sigaretta e hanno un tumore ai polmoni, persone che hanno fumato una vita intera e non hanno nulla, e allora non riesce a dare, come fate a dare una risposta a questa domanda? Quella che mette allo stesso livello e vi fa capire quando c'è il tumore ai polmoni, che tu abbia fumato o non fumato, che tu quante ne hai fumate, non è quello, ma l'adenocarcinoma negli alveoli polmonari viene solo esclusivamente a fronte di una DHS del panico della morte. E quello, ma per cosa sto facendo? Adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma non è che sto facendo il brutto male perché ho avuto il panico della morte. Cos'è che aumenta nell'alveolo? A seguito di quella che si chiama la funzione assorbente, l'alveolo prolifera delle cellule per assorbire più ossigeno a fronte di un panico della morte. Poi la necrosi caseosa delle cellule si forma la tubercolosi, ma dove i batteri della TBC sono i pompieri che stanno facendo il loro lavoro. La crisi epiletoide dell'aspettorato di sangue e sta avendo un processo biologico sensato. Ultima considerazione, così verrà andata a leggere, prendetevi il libro di Promessi Sposi del Manzoni, qui avete il capitolo 30 e qui il capitolo 31. A livello epidemiologico abbiamo a Milano, voi sapete, infatti lo stesso Manzoni si dice che sfigati questi milanesi, prima hanno avuto la carestia e l'assedio dell'Anzichenecchi di Milano, via la carestia, via l'assedio della città sono andati in soluzione, questo lo dico io non Manzoni, e hanno avuto la peste. Ma la peste, che prima la bubonica e poi la polmonare, non è altro che la fase di riparazione della situazione precedente conflittuale. E tutto torna, capite? Tutto ha un senso, tutto a livello temporale, a livello di manifestazione. Chiaro che se io non so questo e vivo l'angoscia e il panico degli appestati, bastava toccare il vestito di un appestato che ti veniva la peste. E chi è che non prendeva la peste? I monatti. Perché non prendevano la peste? Perché loro ci guadagnavano, ogni appestato che trovavano lo portavano a casa dei soldi e non prendevano nessuna peste. Vi ringrazio.